Dunque, allora, alcune, così com'è che si chiamano? Comunicazioni di, mi sfugge il nome, di servizio. Comunicazioni di servizio. Dunque, comunicazioni di servizio. Siamo nel capitolo 3, quindi inizia una nuova tappa. Poi, i Magnifici Sette, questi sono i vincitori, ma volevo dirvi che qualcuno di voi non ha, tra i vari vincitori così, non ha riscattato il regalo tramite Amazon. Quindi bisogna controllare nello spam della posta se si è ricevuta una email da Amazon, perché a volte può finire lì. E poi dopo le procedure sono semplici, basta seguirle. E si scarica il libro. Poi abbiamo questa votazione che vi dicevo che è importante per dei motivi che saranno poi esplicitati in seguito. Poi i materiali si trovano del capitolo 3, si trovano nel capitolo 3 ovviamente, ma si trovano direttamente poi nei rispettivi gruppi dove voi lavorerete. Quindi sono già aperti i capitoli delle sfide in modo tale che già subito dopo il webinar chi è interessato ci può lavorare. Una questione che riguarda bene, abbiamo visto che funziona, perfetto. Una questione che riguarda le risorse è che tutte le risorse si trovano anche nella Batcaverna, quindi sono sempre perfettamente organizzati, in questo caso vedete capitolo 3 perché avremo altre risorse saranno aggiunte. Attenzione, attenzione, attenzione perché siccome l'esperienza è un'esperienza vivente, viva, insomma, potremo anche aggiungere, anzi sicuramente ne abbiamo già da aggiungere di risorse. E quindi quando ci sono delle modifiche, delle variazioni, delle aggiunte, voi trovate sempre l'informazione attraverso la prima pagina e in particolare questo piccolo spazio che dice appunto sono aggiunte, eccetera. Normalmente questa pagina può variare anche una volta al giorno, certe volte anche un po' di più, ma insomma, quindi se avete la possibilità ogni tanto controllate. Per vedere. Poi un'altra questione importante riguarda, e vediamola subito da qui, riguarda per esempio questo. Qual è il forum? Allora voglio aprire un forum. Eccolo qua, apriamo un forum qualsiasi. Già, perché io non faccio parte di nessun gruppo, quindi non posso visualizzare niente. Non posso visualizzare niente, quindi come faccio? Ah, facciamo così, posso visualizzare però i forum comuni, perché io non faccio parte di nessun gruppo, quindi posso visualizzare i forum del capitolo 1. Questo per aprirvi. Per aprire una cosa qualsiasi. Dunque, allora vedete che il titolo di questo messaggio è due punti forum di benvenuto. Perché? Perché riprende il titolo del forum. Quindi per cambiare il titolo, qui, questo titolo, bisogna, quando rispondete o create un forum, dovete scegliere l'opzione, il pulsantino sotto qui, c'è un pulsantino con scritto avanzate. Quando rispondete a un forum c'è un pulsantino che si chiama appunto avanzate. E allora lì vi appare l'editor di testo. L'editor di testo è la possibilità anche di modificare il vostro messaggio sia inserendo grassetti, link, eccetera, eccetera, e poi, ma senza bisogno dell'avanzate, avete il titolo proprio del messaggio da cambiare. Quindi voi cambierete questo RI nel titolo che volete attribuire al messaggio.
non ve lo posso far vedere perché, in quanto studente non iscritto da nessuna parte, avendo i forum nei quali ero iscritto chiusi, non ho la possibilità adesso di farvi vedere concretamente come si fa. Però è stato pubblicato un tutorial su questo. Quindi lo trovate, questo tutorial, all'interno della Batcaverna, un brevissimo e piccolissimo tutorial. Quindi li trovate qui. Poi, che altro vi volevo dire? Anzi, che altro mi hanno detto di dirvi? Mi sembra di... Ah, sì, il forum della creazione, che è questo, il forum della creazione, e cioè quello che creo. Questo forum è molto importante, seguite le istruzioni di questo forum. A che cosa serve questo forum? Questo forum serve per il fatto che, come spiegarvelo, noi l'apprendimento di Gotham è fondato e sarà sempre più fondato sulla capacità che voi avete di interagire tra di voi e quindi date alcune indicazioni e diciamo ispirate alcuni vostri lavori e dopo essere intervenuti per mostrare delle linee guida, sta a voi poi all'interno dei vostri gruppi sostenere, ispirare i vostri compagni. Quindi questo non significa che tutti devono commentare tutto, ma significa che, per esempio, qui davanti a me Massimo, no? Per dire Massimo trova una cosa particolarmente interessante che lo stimola di una sua compagna o compagno del gruppo a cui appartiene, bene, Massimo può dare delle indicazioni perché tra l'altro magari Massimo si occupa proprio di quello. Ecco perché Claudia ti avevo chiesto della tua, diciamo, passione, per esempio per la grafica, eccetera, perché ci saranno delle sfide, non oggi, ma dalla prossima settimana, molto importanti, che poi determineranno l'esito di tutto il percorso, e quindi noi speriamo per quell'occasione che questo concetto dell'apprendere attraverso la cooperazione sia ormai assimilato. Diciamo che avete fatto un po' di fatica, le prime 2 settimane non c'era traccia di alcun tipo di cooperazione, la terza settimana all'inizio neanche, negli ultimi giorni sta andando un po' meglio, quindi forse questo concetto vi è più chiaro. Perché? Perché il virus istituzionale, che è largamente diffuso, è quello che prevede che ci sia un insegnante che insegna e uno studente che apprende, ma le cose non sono esattamente così. Poi, specialmente oggi, nel mondo della multicanalità, oggi l'insegnante può essere una guida, può essere un ispiratore, può essere qualcuno che vi dà delle indicazioni e che tra l'altro può avere anche delle opinioni o un modo di valutare le cose che non necessariamente coincidono con quello dei propri studenti. Quindi diciamo che l'insegnante è un punto di riferimento certamente, ma per esempio non quello che può analizzare 700 racconti che vengono pubblicati, non avrebbe nessun senso, neanche se avessimo il tempo di farlo, non avrebbe senso. Perché? Perché rimarrebbe sempre un rapporto one-to-one, cioè insegnante e studente. Invece, come avete visto, qui noi vogliamo mettere in gioco proprio anche le vostre capacità o quello che vi appassiona, che non necessariamente può essere legato a delle particolari capacità o professionalità. E dunque, se togliamo dal concetto di commentare, criticare, analizzare, eccetera, l'elemento del giudizio, cioè non c'è giudizio ovviamente, e specialmente non c'è giudizio sulla persona, è chiaro che tutto diventa una fonte di ispirazione, per cui l'appello che io lancio adesso al capitolo 3 è che questa è l'ultima chiamata per la cooperazione, per un apprendimento che sia realmente cooperativo. Non è cooperativo perché ci si mette nei gruppetti, si stabiliscono delle regole, ma perché veramente la quantità
di quello che viene prodotto e che vi appartiene, appartiene realmente a ciascuno di voi, è così interessante che non può non suscitare uno scambio, una discussione, essere appunto fonte di ispirazione reciproca. E questo sarà tanto più importante in quanto i fuochi d'artificio di Gotham punteranno proprio su questo, è il modo con cui voi arriverete alla sfida fondamentale, diciamo, all'apoteosi del corso, su questa base è precisamente quello che determinerà il successo o il fallimento di quello che voi farete. E dico anche fallimento perché qui no, niente è scontato, tutto dipende da voi. Però, diciamo, detto questo, adesso, siccome abbiamo veramente un sacco di cose da fare, chiudiamo questa parte e Boeing e ci mettiamo subito al lavoro. Pronti? Dunque, pronti? Sì, ma dov'è finita? Tac, qua e là. Eccolo qua. Oggi partiamo dal fondo. La prima cosa che facciamo è spiegarvi in che cosa consistono le sfide del capitolo 3. Il capitolo 3 che è impostato sul racconto attraverso le immagini, chiamiamolo così. Usiamo questi termini però per un motivo appunto che vi sarà chiaro fra poco e che investe proprio il campo professionale della produzione di racconti attraverso le immagini. Quali sono le sfide? Le sfide sono due. Avete due sfide ma molto complesse. La prima è quella di creare una photo web story replicando al pinguino la sua bozza di programma che poi conoscerete e che è pubblicata assieme ai materiali, eccetera. La seconda è di creare una photo story per ebook usando i modelli che vi abbiamo fornito. Poi qui ci sono solo alcuni rappel, ricordarvi di fare delle cose, tra cui compilare la tabella punti, mettere a posto il vostro profilo, eccetera, eccetera. Ma le sfide sono queste. La prima sfida, qui avete il programma, la bozza di programma di Pinguino per difendere l'equilibrio ambientale di Gotham. Alla luce di quello che voi avete imparato, o messo a punto, o scoperto, o raffinato sull'arte di raccontare, e con quello che vi spiegheremo oggi, voi creerete una storia, una web story, quindi una storia attraverso la costruzione di una landing page che è in grado di replicare al pinguino, ma di farlo sul piano narrativo. Quindi voi non dovete dire che il punto 2 è una cretinata perché in realtà non è così. Sì, non dovete scrivere un programma politico, dovete presentare un racconto. Per cui se scegliete, per esempio, di concentrarvi sul punto 4, voi presenterete una storia che smonta nei fatti, senza spiegarla, se vogliamo, il punto 4 del pinguino. Quindi prenderete la storia di un fiore, di un animale, una storia di un essere umano a contatto con la natura, quello che volete voi. Ma voi sconfiggerete il programma ingannevole di Pinguino attraverso la narrazione e non attraverso una contrapposizione di programmi o, peggio ancora, una analisi di tipo saggistico su quali sono le giuste misure, eccetera.
Alberto, Sì, scusa se ti dimmi. interrompo un attimo, un saluto a tutti. Sì, ciao Intanto Angela. hanno presente che ci sono delle persone che attendono di essere accettate. Se mi passi la... Sì, te lo passo perché qui non mi è più comparso il... Come no? Dunque. Faccio entrare io man mano che... Certo, sì, te lo passo. Ah, è vero, vedi, ci sono delle persone... quante, però... non mi è apparso il coso. Vabbè, adesso queste le ammetto io e intanto ti passo le chiavi. Angela, assegna come coorganizzatore. Grazie, Angela. Niente, buon proseguimento, un saluto a tutti. Perfetto. Quindi, chiudiamo qua. Quindi, cosa stavo dicendo? Stavo dicendo nella sostanza che la prima sfida riguarda questo, quindi la capacità di contrapporre un testo scritto, programmatico, così demenziale o meno, questo lo vedrete voi, un racconto che lo smonta nei fatti attraverso la costruzione di una landing page. Poi, punto numero due, quindi la seconda sfida. La seconda sfida è quella di raccontare una storia per un ebook, ma ovviamente la costruzione di un ebook è un processo, diciamo, non dico, diciamo complesso, ma non complicato, complesso ma non complicato. A seconda dei vari livelli richiede delle attenzioni particolari, chiaramente. Abbiamo dedicato un mini webinar a che cos'è un ebook, come si legge, come si scarica, si utilizza, eccetera. Non ne parleremo oggi di questo. Perché oggi noi compiremo il primo passo per la costruzione di una narrazione attraverso un ebook. E per questo motivo vi atterrete a queste regole tassative, appunto, perché sono delle procedure che ci servono per fare in modo che voi apprendiate molto bene che cosa significa costruire un ebook e mettere in piedi, diciamo, il primo processo per questo. Cioè, il primo step di questo meccanismo e quindi utilizzerete i modelli che abbiamo preparato, dei modelli che poi vedremo e vi illustreremo e sui quali lavoreremo oggi anche. Quindi voi dovete considerare questa seconda sfida come la prima tappa di una sfida più complessa che vi porterà a creare un vero e proprio ebook interattivo e a pubblicarlo. Bene, se siete pronti, non ci sono domande, avete capito, partiamo subito perché vi mettiamo immediatamente a lavorare. Io ho una domanda. Siete? Ci sareste? Una domanda sola. Sì? Chi sei? Dimmi anche chi sei, così imparo, eh? Patrizia. Patrizia, dai Patrizia. Allora, no, solo per la prima sfida, non mi è chiara una cosa. Noi dovremmo scegliere uno dei 5 punti. Sì, Quindi uno, la storia. certo. Ah, perfetto, Sì. grazie, scusate. Uno o anche una parte di uno, perché è troppo complesso, chiaramente. Ok, grazie. Anche perché vi si chiede di rispondere con tre fotografie, tre, non una di più, non una di meno. Quindi deve essere molto concentrato. Pronti? Vamos? Allora, primo compito è questo. Osservate questa fotografia, utilizzate il QR code oppure questo link che posso mettere anche nella chat se preferite. Lo metto nella chat. Sì, grazie, perché io vedo malissimo adesso lo schermo, non so perché. Ci sarà la connessione che frizza, ne balla un pochettino. Eccolo qua. Quindi qui avete il link nella chat, quindi la prima cosa che vi viene chiesta riguarda questa immagine fotografica, volgarmente chiamata fotografia.
Scusate, io non vedo il link. Sono Greta, sono l'unica che non lo vedo. No, nemmeno io. No, nemmeno io. Okay, non c'è il link. Perché poi io vedo lo schermo con il docente grande e invece vedo piccolissimo la condivisione dello schermo. Non so se succede anche a voi. Sì, devi cambiare la modalità, devi inserire come modalità principale, la visione dello schermo, ovviamente. Sì, ci provo. Ok. Se hai, lo vedi, lo fai da un tablet questo? No, lo sto facendo da un PC. Allora, scusa Devi. se mi introduco, prova a Sì, fare bravo. doppio clic sull'immagine dello schermo che sta condividendo Alberto. Dovrebbe Sì, ingrandirsi. no, ho fatto un'altra cosa, ma ce l'ho fatta. Ok. Grazie. Ok, Sei ecco il comparso link anche nella il link. chat. Sì. Ho Sì, è arrivato messo. il link, perfetto, grazie. Sì, sapete perché? Perché l'avevo messo nella sala di attesa. Siccome avevo ammesso qualcuno che era in sala di attesa, il link è finito tra quelli della sala d'attesa. Quindi sarebbe stato il colmo che quelli in attesa avessero svolto il compito di quelli presenti. Bene, bando alle ciance, vediamo di che cosa si tratta. Dovete dare una risposta fra queste che vi sono proposte, a partire dalla visione di questa immagine. E poi inviare. Uè, siete rapidissimi, abbiamo già 50 risposte. Accidenti. Beh, vediamo in diretta come si compone il grafico. Settantasette risposte. Accidenti, siete veloci, rapidi. Vogliamo vedere, cominciare a vedere quali sono le due principali risposte che avete dato? Vediamo. Qui in viola ho col 24% la preoccupazione. Quindi torniamo alla fotografia, guardiamola bene, preoccupazione. Poi con il 22% abbiamo l'esplorazione, preoccupazione, esplorazione. Eccolo qua, preoccupazione, esplorazione. Sono i due, come dire, i due elementi principali che avete attribuito a questa immagine. Vediamo qualche elemento invece molto minoritario, per esempio questo viola, idealizzazione. Eccolo qua, idealizzazione. Riguardiamolo e guardiamo la luce di idealizzazione. Vediamone un altro minoritario, non lo so, questo verde cos'è? Sicurezza e protezione. Lo riguardiamo alla luce di questo. Sicurezza e protezione. Vediamo cosa c'è qui. Per esempio, ingiustizia. Deve essere questo marrone. No, ecco, vediamo immaginazione. Immaginazione al 2%, molto piccolo, vediamo. Riguardiamo l'immagine alla luce di immaginazione. Adesso qualcuno di voi ha cambiato opinione?
C'è qualcuno di voi che ha cambiato opinione rispetto alla risposta che ha indicato? Se posso fare un intervento, sono Greta. Greta, dimmi, sì. Allora, vedendo le due risposte che sono state date per la maggiore, erano proprio un po' la mia indecisione. Io in realtà ho detto esplorazione, ma ero indecisa su attesa più che preoccupazione. Sì. Però mi sono ritrovata anche in preoccupazione e vi dico perché. Io ero concentrata su due aspetti. Il primo che era l'abbigliamento di questo signore, per cui il cappellino, un po' così, questa camicia un po' stropicciata, quindi non da magari lavoratore di tutti i giorni, e lo zaino. E mi sembrava comunque un esploratore, cioè mi immaginavo un po' io quando sono magari a fare i miei viaggi. Certo. Dall'altra io mi sono concentrata sul volto, ho detto ma a me cosa mi dice questo volto? Per cui mi dava più l'idea dell'attesa, allora cercavo sullo sfondo, che però non è a fuoco, di vedere se poteva essere in attesa di entrare in un museo, a vedere qualcosa. Per cui secondo me quello che a me mi ha preso molto era concentrarmi sugli abbigliamenti e sul volto, però le due cose insieme non riuscivo a tenerle. Non so se Perfetto. Qualcun altro ha avuto questa cosa. Dunque, tu chi sei che stai parlando? Greta. Greta? Non ti vedo qui, non hai un video. Chi sono di fianco vede? A te. Ah, sì, Greta vuole, eccolo qua, ti vedo. Ok. Perfetto. Ciao, Greta. Senti, ciao, quello che tu hai detto, Greta, è esattamente la questione di fondo di questa immagine fotografica, che anziché farvi dei grandi discorsi teorici, con alcuni esempi concreti, cerchiamo di focalizzare alcuni elementi dell'appunto narrazione fotografica. Questa immagine è stata scelta apposta per quello che tu hai detto, cioè l'abbigliamento dà un certo tipo di indicazione, lo sguardo e il volto ne danno un altro, fondamentalmente. E perché questo? Perché lo sa lui ovviamente, no? Il perché. Ma io dico perché abbiamo scelto una cosa di questo genere? Perché ovviamente dipende da che cosa si guarda. Un'immagine è un'immagine, ma noi la guardiamo anche. E quindi a secondo di ciò che ci cattura, noi possiamo ricevere una determinata sensazione. Non solo, ma nel momento in cui noi analizziamo l'immagine, quindi succede questo, voi l'avete vista e avete attribuito una determinata connotazione a quello che avete visto. Poi che cosa succede? Poi succede che magari se ne parla, si vedono dei risultati come in questo caso, quindi che cosa succede? Che si potrebbe anche essere portati a cambiare opinione. Allora uno dice, ma come? Si cambia opinione perché magari si discute e quindi vuol dire che in qualche modo c'è uno status oggettivo che attraverso la discussione viene elaborato. No, no, no. È perché la discussione, l'analisi ti portano a notare degli altri particolari o a mettere in luce degli aspetti che nella prima visione sono stati trascurati. Questo che cosa vuol dire per chi vuole raccontare qualche cosa attraverso un'immagine? Beh, vuol dire prima di tutto che le cose non sono così semplici. Perché se io dico che Jack, poniamo che questo tizio si chiami Jack, sta guardando un giaguaro di fronte a sé che non so, è lì che sta per assalirlo, poniamo, no? Anche se voglio dire non sembra proprio un tipo particolarmente terrorizzato, però io mi devo attenere al testo. Il testo dice che il giaguaro sta per assalire Jack. Non ho possibilità di discutere su questo. Mentre invece, se io non ho un testo preciso di riferimento, è chiaro che quello che io ricavo è molto più aleatorio e può essere molto differente tra un soggetto e l'altro. Quindi, che cosa voi potete fare quando
come nelle due sfide che vi sono state proposte, appunto raccontate attraverso delle immagini. Beh, voi dovete pensare a tutto quello che questa immagine può trasmettere, come e naturalmente anche in che modo, come tagliarla, come inquadrarla, eccetera, eccetera. Cioè non potete in nessun caso pensare di rimanere a quello che voi ha dato questa immagine. Perché? Perché magari è una fotografia che avete scattato voi, alla quale voi siete particolarmente affezionati. L'avete scattata magari in un momento in cui determinati sentimenti vi stavano governando e voi avete il ricordo di questi sentimenti che sono stati appiccicati a questa immagine. Ma chi la vede? Ma chi la vede non era dentro di voi e non può sapere, se voi non lo spiegate, non può sapere nulla di ciò che c'è dietro questa fotografia. Quindi la cosa migliore è, per esempio, mostrare il vostro lavoro a qualcuno. Non c'è niente di meglio che voi potete fare che mostrare il vostro lavoro senza spiegarlo a qualcuno, così come abbiamo fatto oggi. Se io, per esempio, avessi voluto scegliere questa immagine come immagine di copertina di un libro, non so, che parlava di un certo tema, ecco che io oggi avrei delle indicazioni importanti, perché per esempio per me questa immagine rappresenta il sogno e invece il sogno è stato votato al 2%. Questo non vuol dire che per me questa immagine non continui a rappresentare il sogno. Per me è il sogno. Se io la pubblicassi in un libro, cosa che farò perché sto facendo un lavoro su questa cosa qua, indica una persona che sogna, ma lo indica per me. Perché lo indichi anche per Sofia o per Roberta o per Valeria, eccetera? Bisogna che io faccia qualcosa. Faccia qualcosa affinché anche le altre persone possano intendere questa immagine esattamente come la intendo io. E qui abbiamo una questione incredibile, direi proprio educativa anche nei confronti degli studenti, delle persone con cui noi abbiamo a che fare. L'essere umano, i suoi pensieri, le sue sensazioni vanno rispettate. Vanno proprio rispettate. Noi abbiamo a che fare con soggetti che sono dei soggetti. La biodiversità riguarda certamente le forme, la natura, eccetera, ma c'è una biodiversità intellettuale, chiamiamola così, una biodiversità, diciamo, culturale, che noi dobbiamo imparare a rispettare. E quindi non dobbiamo mai dare per scontato che all'interno di un determinato gruppo, semplicemente perché tutti abbiamo fatto la stessa cosa, tutti, diciamo, dovremmo avere più o meno le stesse sensazioni. Non è assolutamente così. Il soggetto umano va considerato come soggetto, come portatore di sue specifiche caratteristiche. E questo, appunto, diciamo, lo dimostra al di là di tante parole. Dunque, c'è una verità qui? No, non c'è nessuna verità. C'è quello che voi sentite, questa è la vostra verità. Se io come autore voglio curvare questo sondaggio da una parte o dall'altra, beh, devo prendere dei provvedimenti. Immaginate che questa sia la copertina di un libro che pare che come titolo ha, non so, il sogno o qualcosa del genere, io vi forzo a uscire da una vostra, diciamo, impressione naturale per adottare invece quello che io desidero che voi adottiate. Ma è un'operazione che io devo fare, e senza questa operazione, da un punto di vista spontaneo, non c'è una soluzione. Primo esercizio. Ci siete? Ci fummo? Ci foste? Ci saremmo? Sì, Alberto, c'è anche un altro modo, nel senso che la domanda era molto vasta, perché diceva emozione, condizione.
Quindi sì. Se penso all'emozione guardo l'espressione, se penso alla condizione vado a vedere come Greta, come vestito. Quindi era la domanda che era anche molto ampia, quindi lasciava molte interpretazioni. Sì, ma queste interpretazioni ci sono comunque. Sì, sì, assolutamente. Poi è stato risposto il campo a una dozzina, no? No, precisa. Nel senso che se la domanda fosse stata quale sentimento, emozione si rappresenta senza mettere condizione, avrei ristretto molto le domande, le risposte. Sì, ma sarebbero state sempre diverse, non sarebbe cambiato sicuramente, niente. Sicuramente, forza, assolutamente. E quello che interessa qui è che, diciamo, un'immagine così ti può dare diverse sensazioni che hanno a che fare più o meno con i sentimenti, col contesto, eccetera. Cioè, la complessità. Si vuole mettere in luce la complessità. Capisci? È un pretesto per ragionare. Quindi, volutamente complichiamo un po' le cose per avere dei risultati che ci consentano di essere messi in discussione. No? Non trovi? Assolutamente. Bene, se questo è chiaro, quindi, il primo punto è che, uno, non esiste uno status, tra virgolette, giuridico dell'immagine. Non esiste. Non esiste. Non esiste ed è assolutamente soggettiva, soggettivo l'approccio, appunto, del soggetto a un'immagine. Adesso vedremo poi se ritorneremo su questo tema, ma vediamo un secondo aspetto. Adesso usiamo la chat invece. Osservate questa foto, che cosa rappresenta, dove ci troviamo, che cosa fa la ragazza? Scrivete nella chat quello che vi viene in mente. Ma proprio veramente quello che vi viene in mente, in una frase, non è che dovete scrivere un romanzo. Così, la prima cosa che vi viene in mente, come se foste in una classica seduta freudiana, che vi costerà poco, perché diciamo questo esercizio, cosa costa una seduta? 150 euro, una cosa così. Quindi io poi vi faccio uno sconto. E naturalmente vi invito a leggere queste risposte. Qui non facciamo invece un sondaggio perché proprio la risposta è libera e quindi è impossibile stabilire statisticamente un sondaggio libero senza analizzarlo, raggrupparlo, eccetera. Quindi non ci interessa la statistica, ci interessa proprio meraviglia. Paola Ceruti, invasione aliena. Fantastico. Chi è Paola Ceruti? Sono adesso io. Senza video perché cos'hai? Due teste, sei gambe? Esatto, sono io l'invasione aliena in realtà. Sei tu. Cioè tu hai riconosciuto queste ragazze in una tua fan, no? Esatto, che mi sta guardando atterrare. Sì. Ma era prima o dopo il matrimonio con Tom Cruise? Insieme a Scientology. Poi ha visto qualcosa che non aveva mai visto. Luna Park guarda la ruota panoramica, leggiamole un po' a caso. Dentro un museo sta osservando qualcosa di appeso. La stazione controlla gli orari, guarda un monumento con ammirazione. Ammirazione. Si trova all'aperto e guarda un oggetto strano nel cielo, un UFO. Ah, ma qui c'è un club di ufologi, fantastico. Poi vediamo, guarda un oggetto o persona su un balcone, bella questa precisione, eh? Su un balcone, invasione aliena, un meteorite che cade dal cielo. Ah, ma tra voi ci sono molte tendenze astrofisiche, fantascientifiche, eccetera, interessante. Si sta stupendo per un magnifico falco in volo sopra di lei. È stupita da un colibrì che sta volando sopra la testa. La precisione di queste vostre risposte mi dice che la lezione del capitolo 2 sulla narrazione sia passata molto bene. Si trova in un palazzetto dello sport. Sta guardando cosa
qualcosa che succede alla finestra di un grattacielo, un albero cercando di capire un uccello sta volando, una mongolfiera. Sabina, come ti è venuto in mente una mongolfiera, che è un oggetto che io dal vivo, dal vero non ho mai visto in vita mia? Dov'è Sabina? Eccomi, non lo so, è stata una cosa freudiana, Così, forse me l'ha una richiamata mongolfiera, pensa. l'attenzione quella sfera sullo sfondo, non lo so. Ci sono alcuni. La Adobe per molto tempo aveva pubblicato l'immagine di una mongolfiera come fotografia che rappresentava alcuni suoi prodotti. Però, Avevo magari. Corel Eh? Draw. Avevo Corel Draw con la mongolfiera. CorelDRAW con la mongolfiera, c'era anche CorelDRAW con la mongolfiera, esatto, mi ricordo. Ragazzi in una palestra, osserva con attenzione qualcuno sta facendo un esercizio ginnico, osserva i suoi amici sulle montagne russe e pensa, meno male che non ci sono io, forse. Qualcosa che la sorprende, incredula, camminando per la strada, vede una cosa strana, una persona in cima a un palazzo, un aereo molto basso, eccetera, eccetera. Si trova in Giappone, sta guardando degli uccelli in volo, una turista che guarda un'attrazione, un monumento, è concentrata e sorpresa. Interessante. Intanto vedete che non ci sono due risposte uguali praticamente. Adesso ho scorso un po', così non le ho lette tutte, però diciamo, c'è una varietà incredibile, vero Ivan? A proposito di quello che dicevi prima. Assolutamente. Quindi c'è una varietà incredibile, è Superman, un uccello, un aereo. Direi che una tendenza di fondo è quella di rappresentare appunto il suo stupore, la sua meraviglia, che è qualcosa sulla quale più o meno si attestano le risposte, mi sembra. Quindi questo è sempre lato autore. Lato autore, vedete che cosa significa. Lato autore, vedete che cosa significa mostrare un'immagine, diciamo, abbastanza forte, che forte nel senso che tende ad esprimere delle sensazioni marcate, tende così a mostrare dei segni precisi. Che cosa significa lato autore? E quindi voi potete fare tutti i vostri ragionamenti nel momento in cui realizzerete, affronterete le vostre sfide, tutti i vostri ragionamenti per risolvere appunto questo dilemma. Io adesso vi dico che questa ragazza stava osservando un semaforo a Londra una mattina presto. Pensate, un semaforo. Ed è per questo che ho scattato questa foto e l'ho scattata escludendo il semaforo. Sto facendo un reportage che è stato bloccato dal Covid che si intitola Facing London alle 6 della mattina, 6-7 della mattina, la mattina presto. Per cui vado a Londra la mattina presto con le mie fotocamere e fotografo persone a Londra prima dell'apertura degli uffici, cioè grosso modo tra le 6 e le 8 e mezza, una cosa così. E questa era una ragazza che stava guardando, osservando un semaforo. Pensate un po', incredibile sta cosa. Tra l'altro, se voi aveste potuto vedere il semaforo qui di fianco, la potenza di questo sguardo sarebbe stata ridimensionata largamente, no? Lo spettatore si sarebbe posto due domande. Prima di tutto sarebbe stato incredulo sul semaforo stesso, avrebbe pensato che la ragazza guardasse al di là del semaforo, oppure che questo semaforo avesse delle particolarità tali da suscitare un simile interesse, ecco. Ma qui sono altri tipi di ragionamento.
Altri tipi di ragionamento che però possiamo condensare in questo, che è anche molto importante. La forza dello spettatore, la forza del lettore è molto elevata e molto spesso è più forte la forza del lettore di quella dell'autore. Per cui l'autore deve sapersi imporre, se vuole, sempre che lui voglia ovviamente portare il suo lettore da qualche parte. Deve imporsi, ma se si impone troppo, è come se dicesse al suo lettore: guarda, sei proprio un cretino, ti devo spiegare tutto, e questo non va bene. E questo equilibrio tra rispetto nei confronti del lettore, ma d'altra parte aiutarlo a percorrere una certa strada che è quella che tu vuoi che lui percorra, beh, questa è la cosa più difficile e non ci sono delle regole, perché le soluzioni sono tante, ma dipendono tutte da un equilibrio che torna poi alla considerazione che facevamo prima, e cioè mostrate quello che fate. E non è un rapporto insegnante-studente che stabilisce le regole del gioco, non è questo. È un rapporto tra l'ambiente dei lettori, che è un ambiente, come dicevamo qualche volta fa, circolare, all'interno del quale tutti parlano e tutti possono esprimersi. È da lì che voi potete trarre le indicazioni migliori, perché un insegnante vi può dire che qui è rispettata più o meno la regola dei terzi, eccetera, ma questo vi può spiegare che cos'è il rapporto aureo, vi può spiegare quali sono i colori primari e secondari, come si mescolano e stanno insieme, ma detto questo, che sono semplicemente delle questioni, come dire, tecnico-pratiche che trovate ovunque e che potete imparare in una giornata di studio, tutto il resto è equilibrio. Ma equilibrio che cosa vuol dire? Vuol dire che non possono esserci immagini troppo forti, no, non parlo di equilibrio della composizione dell'immagine, io parlo di equilibrio nel senso di quello che trasmette nei confronti di un lettore. L'equilibrio tra che cosa? Tra il fatto che il lettore deve essere stimolato, ma non si deve sentire ingabbiato in un processo pedagogico, perché la narrazione non è pedagogica, non ha niente da insegnare. Nel momento in cui voi volete insegnare qualche cosa, insegnate qualche cosa, insegnerete, non so, come vola un airone. Ma se voi create una storia che mostra come, che parla del volo dell'airone, però il fine della vostra storia è insegnare il volo dell'airone, fate un pasticcio, perché impedite al vostro lettore di volare insieme al vostro airone e lo ingabbiate all'interno di una struttura che ha molto finalizzata, che ha appunto il fine di insegnarti qualcosa. Quindi è un equilibrio molto complicato da tenere e sul quale adesso noi lavoriamo, che è proprio il tema del nostro incontro di oggi. Da che cosa deriva tutto questo? Cioè, da che cosa deriva non lo so, però c'è un tizio che si chiama appunto Kulesov che l'aveva analizzato e che ha fatto questo famoso esperimento sul quale penso tutti vi siate documentati e che dice nella sostanza che nel momento in cui noi accostiamo, poi il principio di Kulesov è stato esaminato in campo psicologico, eccetera, quindi ci sono una serie di ricerche, eccetera, eccetera, però l'origine è nel 21. L'origine nel 21 non deriva dal mondo fotografico, ma dal mondo cinematografico. E comunque nella sostanza dice questo, si dice che due immagini poste in successione l'una all'altra danno un messaggio che in realtà ogni singolo soggetto che le guarda
compone nella sua mente. Quindi, come dire, da un punto di vista psicologico, il nostro cervello è portato a stabilire una connessione tra due immagini se queste immagini vengono poste in successione. Questa connessione è indipendente dalla volontà dell'autore. Potete fare questa prova in famiglia, veramente. Prendete a caso delle immagini e a due, anzi meglio ancora, ne sottoponete una, poi sottoponete quell'altra e poi chiedete che relazione c'è tra queste due immagini e vedete che viene sempre fuori qualcosa. Il nostro cervello non può non pensare che tra due immagini, che possono essere cinematografiche, fotografiche, eccetera, non ci sia questa connessione. Questo principio, tenetelo a mente, perché uno, quando parleremo di costruire film, cioè nel prossimo capitolo io vi illustrerò degli esempi incredibili di questo meccanismo, proprio in sede di costruzione cinematografica. E vi mostrerò come questo principio ha cambiato completamente il modo di raccontare storie. Però lì siamo nel cinema, quindi lo vedremo la settimana prossima. Invece, per quel che ci riguarda, noi abbiamo un vantaggio incredibile, possiamo trarre un vantaggio incredibile dal principio di Kulesov. Facciamo subito un altro esperimento, però prima di farlo volevo dirvi questa cosa qua, che molto spesso dovete fare attenzione a questo fatto, cioè che il pubblico proietta se stesso all'interno di ciò che vede. I meccanismi di proiezione sono dei meccanismi formidabili che regolano proprio la psicologia umana. Voi non potete sapere che cosa uno spettatore proietta all'interno di quello che voi proponete, non potete saperlo. Ma in qualche modo dovete saperci fare con le probabili proiezioni. E quindi di nuovo parliamo appunto di questo equilibrio che deve essere generato tra quello che voi volete raccontare e come lo proponete al vostro lettore in modo che sia percettibile da lui e allo stesso tempo in modo da rispettarlo. Qui poi è spiegato il principio di Kulesov in modo proprio... Questa è la vera spiegazione. Dimenticate quello che vi ho detto io, perché questa è proprio, da parte io non sono nessuno, qui invece in questa trasmissione radiofonica avete proprio, c'è l'intervista con la principale esperta. Ma veniamo a noi e provate a fare mettetevi alla prova con questa sfida. Vi trovate all'interno di un widget che è stato organizzato in modo tale che voi possiate recuperare un'immagine da associare a questa fotografia. Ci arrivate o attraverso il QR code oppure vi metto il link. Ah, vedo Maurizio Valotto, un altro manichino che guarda nella direzione opposta. No, questo non c'entra, il manichino non c'entra. No, non dovete dire che cosa guarda il manichino, questo l'abbiamo fatto prima con la ragazza. Qui dovete proprio costruire il principio di Kulesov. Quindi... Accedete o tramite il link o tramite il QR code a questo widget che è costruito in questo modo.
Che cosa c'è al fianco del manichino? Ma nel senso, che cosa voi proponete di mettere di fianco al manichino? Quindi attraverso questa icona voi potete caricare una vostra immagine. E naturalmente potete prendere una fotografia, per esempio facendo clic qui e digitando un tema. E poi potete recuperare una bella foto e quindi associarla. Poi, quando avete finito, potete spedire il PDF. Noi li raccogliamo e poi ve li mostriamo. Questo si chiama widget. Widget sono elementi di apprendimento attraverso meccaniche di gioco molto interessanti. Vediamo se iniziano ad arrivare i primi risultati. Sì, arrivano i primi risultati. Siete veloci, bravi. Dunque, vediamo se li recupero anche da quest'altra parte. Eccoli qua. Posso cominciare a mostrarvi qualche risultato. Che cosa c'è di fianco al manichino? Allora, vediamo. Serena Caputo. Non hai raccontato però la breve storia. Serena, Serena, ci sei? Sì, ci sono. Ci sei? Sì, non mi faceva scrivere per quello. Non... Ah, non ti faceva scrivere. Allora lo puoi dire a voce. Sì, perché ho visto che arrivava la luce anche dalla parte destra del manichino. Sì. E quindi mi è sembrato che ci fosse una finestra o comunque della luce. Della luce, quindi c'è qualche cosa di specifico che puoi dire su questo ambiente che hai ricreato? Io ho pensato subito a una finestra e cupa, così come proprio nella foto. Come nella foto. D'accordo. Vediamo Oriana. Cosa c'è al fianco del manichino? Racconta una breve storia, ma non c'è la storia.
No? Oriana, ci sei? Quindi il manichino guarda una statua, è rivolto verso una statua. Non mi ero, scusate, ma non mi ero accorta che La c'era. Venere di Milo. Non Sì. mi ero accorta che c'era da fare la storia e non so, mi ispirava a mettere di fianco una statua e tutto così. Sì, per quale motivo ti ispirava una statua? È curioso questo, è molto interessante Perché vedevo bene questo, cioè questo manichino ha un vestito un po' indefinito, poi non riesco a capire, io vedo una anche. striscia blu e Sì, c'è una striscia blu, sì. sembra più un'installazione che un manichino di un negozio, per cui ho pensato che fosse all'interno di un contesto dove ci fossero delle Fantastico, una installazione, pensa, quindi diciamo opera d'arte con opera d'arte in qualche modo. sì. Vediamo Lella Rossetti. Lella Rossetti racconta questa storia, dice, vestita in modo adeguato, ecco Chiara che osserva magnifici fiori. Forse perché in questi giorni sto Sì? piantando fiori a gogò in giardino, quindi vedo Ma va? fiori ovunque. Però mi sembrava così, vestita, vabbè, non come magari ci vestiamo molti di noi quando vanno in Sì. giro per campi, però vestita un po' casual, ha detto, sta guardando dei fiori. Bene, 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 bene. Poi vediamo un po' qui, Gloria Dossi. Cosa c'è a fianco al manichino? Guarda, dove siamo qua? Siamo a un negozio delusato di un piccolo paese di provincia. Quindi lei, secondo te, lei fa parte di questo negozio delusato? Ripeto, Potrebbe? mi ripeto un po' anche io, sarà una passione cioè, di questo periodo dell'usato e poi Sì. non lo so, questa giacchetta di pelle mi dà molto stile un po' passato, quindi sì, diciamo che ce la vedo proprio in un negozio di vestiti usati o comunque di oggettistica usata. Vedete? Quante cose interessantissime vengono fuori. E questo Luigi aspettava e l'attesa era lunga, ma alla fine arrivò. Con Gruco Marx. Ed è Francesco. Sì. Francesco Drago, sì? Puoi Sì, ci sono. dirci qualcosa? Ma allora, perché l'immagine mi dava l'idea di qualcosa di indefinito comunque, perché non lo so, questi abiti non hanno uno stile preciso, qualcosa di preciso, e mi è venuto in mente aspettando Godot, e quindi poi ho fatto l'associazione con l'attesa Allora, se ti di viene un in mente qualcosa che non aspettando, arriva. allora ti do un suggerimento. Se ti è venuto in mente aspettando Godot, proprio scrivi aspettando Godot. È un Sì, però elemento molto concreto, molto. Ah, volevo no. andare oltre Ah, l'aspettando volevi andare Godot. oltre, va bene, va bene, va bene, va bene. Ma cioè, vedete che ne abbiamo visti 4-5, c'è una tale varietà. Intanto ne saranno arrivati un sacco di altri, guarda un po', andiamo un po' a caso perché ovviamente non possiamo, vediamo magari qualcuno che non abbiamo sentito molto. Questo Denise, Denise ci sei? Cinellu. Ci sono. Denise, raccontaci. Allora, io ho pensato alla moda vedendo il manichino e sarà che ho in mente io un vestito fatto con questa fantasia, no? E quindi l'ho associato sia magari a un altro vestito, un altro manichino, o anche come sfondo. Non so, O magari anche come sfondo. della parete di fianco, non so, vedo una parete di fianco con questa fantasia. Con questa fantasia. Fantastico, molto interessante. Vediamo, non lo so, Arianna De Santi, che è un nome che non ho avuto modo di incontrare molto in giro per Gotha. Marianna. Arianna dice: una sera di pioggia a Parigi, una vetrina illuminata dalla luce del lampione. Molto romantico, Arianna. Sì, ho pensato la forma più che altro della figura, un po' longilinea, così sfuggente, mi ha ispirato l'idea del lampione, quindi un po' un'ambientazione. Quindi in questo caso addirittura è stata un'associazione dovuta alla forma, proprio, Sì, non esatto. tanto al soggetto.
Vediamo cosa suggerite, vediamo un po'. Eleonora Confalonieri, vediamo. Eleonora Confalonieri. Che bello questo scoiattolo. Il Cimpuc, è un Cimpuc. Sta Chipmunk. controllando se deve abbuffarsi e fuggire dall'uomo che sta pulendo il vetro. Wow. Racconta un po'. E niente, io ho visto che c'era una striscia di qualcosa di appunto di acqua, e quindi ho immaginato che ci fosse qualcuno che stesse pulendo il vetro, e allora ho pensato che fosse in un grande magazzino, una cosa del genere, e ci sono in America questi animaletti che viaggiano abituati alla presenza dell'uomo. Allora, quando ho visto questa foto cercando un po' in giro, mi è subito saltata all'occhio come oddio, devo controllare e se no scappare velocissimo, e quindi mi sto abbuffando per vedere se devo fuggire, ecco. Allora, questa è tra l'altro una storia interessante. Poi tu, Eleonora Confalonieri, Sì. mi dovrai scrivere ad Alfred. Ce l'hai la mail di Alfred? Non lo so, posso provare a cercarla, se no Perché l'attiverò. tu ricevi la posta di Alfred, no? Il Corriere di Sì, Gotham? certo. Bene. Allora, scrivi ad Alfred e poi ti dico che cosa dovrai scrivere ad Alfred. Dunque, vediamo ancora, per esempio, Arianna De Santi. Già No, fatto. Arianna De Santi l'abbiamo appena visto, il suo prodotto. Giorgia Oddone. Wow, Giorgia Oddone, questo è Woody Allen. Dice Giorgia Oddone, finalmente lui, una vita che lo volevo incontrare, chissà se mi scritturerà per il prossimo film. Bello, no? Cosa dite? Colleghi di Gotham, cittadini di Gotham. C'è una storia qua, è vero? Chiara? No, Giorgia, dove sei? Sono qua, Sì. ma sì, a me ha fatto il cappello, i colori e la posizione delle mani, un po' Sì. vezzosa, un po' ammiccante, mi hanno fatto immaginare le atmosfere dei film di Woody Allen, e questa tipo la rosa purpurea del Cairo, queste Sì. incursioni, diciamo, in cui si entra in un film. Ho immaginato che lei potesse far parte, insomma, di queste storie raccontate da lui. Giorgia, dovrai scrivere ad Alfred, poi vediamo per quale motivo. Ok. Dunque, intanto direi che abbiamo letto tante cose, adesso non possiamo ovviamente vedere tutto, però le raccogliamo tutte. Quindi, se voi anche nei prossimi giorni volete continuare questa prova, poi raccogliamo tutti i risultati e ve li spediamo, li pubblichiamo all'interno di Gotham. Intanto avete visto che anche qui sono sorprendenti, dite la verità, che ci sono alcuni di questi che abbiamo letto che sicuramente non vi sarebbero mai neanche passati lontanamente per l'anticamera del cervello. E questo torno a ripetere perché ognuno di noi ha una sua sensibilità. E questa sensibilità è inesplorabile. Noi non possiamo sapere nelle mani di chi finirà la nostra storia. E quindi dobbiamo integrare nella storia anche questo aspetto. Adesso io tengo un attimo da parte questo, perché vi mostro che cosa c'è di là, no? Siete curiosi? Non siete curiosi? Guardate cosa c'è di là. Questa è la fotografia. Non è curiosa questa immagine di un manichino che guarda l'uomo lavorare, no? È evocativa. Ora, vedete che è lontano, ci è arrivata un po', diciamo, chi di voi prima, no? Ha notato la riga Eleonora. Eleonora, la riga dell'acqua. Però guardate che adesso la richiudo, ma questa riga esiste?
esiste, però è difficile da notare. Perché è difficile da notare? Non c'entra niente, non è una questione compositiva, non c'entra nulla la questione compositiva. Perché, tra l'altro, è anche molto evidente. Ma perché non si nota? Ma non si nota perché noi, quando guardiamo un'immagine, che, ripeto, è decontestualizzata, non è inserita insieme, non fa parte di un racconto, quindi in qualche modo non ci condiziona nell'orientamento della visione, ecco, in questo caso noi seguiamo la nostra percezione, la nostra psicologia, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, che poi molto spesso sono anche inconsci, quindi. E seguendo il nostro pensiero succede un'altra cosa, cioè succede che alcuni dettagli vengono soppressi dalla nostra immaginazione, proprio li togliamo come se non ci fossero, perché noi siamo abituati a seguire il nostro filo di pensieri. Da un punto di vista dell'autore, perché è questo che ci interessa, cioè dal punto di vista di un soggetto che pubblica un racconto e questo racconto è basato su immagini, un autore deve fare due ragionamenti. Deve dire: io posso mostrare senza spiegare questa immagine dove questo particolare sarà importante nello sviluppo successivo della storia, perché si potrebbe fare così. Anzi, si potrebbe fare così. Ecco, si potrebbe fare così, cioè si potrebbero separare le due cose e l'autore potrebbe, per esempio, dire: introduco questa immagine con questo elemento e poi qui ci mettiamo qualche cosa d'altro, qui, e poi la scena si conclude con questa rappresentazione nella quale è chiaro che il legame che sussiste tra questo filo d'acqua e il soggetto che pulisce i vetri. E qui naturalmente c'è quello che volete, altre immagini, non lo so. Perché? Perché l'autore potrebbe dire: va bene, io voglio creare una certa suspense. Non voglio dare questa informazione subito, cioè non voglio che ci sia subito questa nella mia storia ci sia immediatamente la comprensione di quello che sta succedendo, ma voglio creare un po' di suspense. È legittimo questo, lo può fare, però quando lo fa deve pensare a come questa immagine che viene vista così, cioè senza la sua successione, viene colta da chi in quel momento lì la osserva. Ci deve riflettere. Non è una soluzione sbagliata, anzi può essere una soluzione molto giusta, ma deve considerare che può darsi che il lettore sopprima proprio questa riga d'acqua, questo filo d'acqua. Per cui può darsi che la suspense, anziché essere una suspense, sia una vera meraviglia nel trovare questo tizio. Allora, tu che cosa vuoi fare? Vuoi creare una suspense e quindi guidare attraverso un percorso che si apre all'ignoto, poi una soluzione, ma portare il tuo lettore passo a passo verso quella soluzione, o lo vuoi meravigliare, lo vuoi sorprendere? Esistono delle regole? Non esistono delle regole. Che regole esistono? È solo una questione di sensibilità. Di sensibilità di cosa? Beh, di questo.
di quello che c'è qui in mezzo, in modo tale che tu, sapendo che magari questo può essere, o che c'era anche prima, chiaramente, che c'è prima e dopo. Magari c'è un testo, magari ci sono altre immagini, magari ci sono dei disegni, magari c'è una grafica, un'impaginazione, magari c'è uno sfondo, magari c'è un richiamo della copertina, magari c'è un richiamo nel titolo, magari c'è qualcosa che noi non sappiamo che cosa, ma qualcosa deve esserci che determina questo passaggio. Due chiacchiere al volo su queste tre piccole sfide che vi abbiamo proposto. Quali sono i vostri pensieri? Quali sono i vostri spunti? In che modo vi abbiamo ispirato? Abbiamo ispirato le vostre considerazioni? Cittadini di Gotham. Alberto, ci hai stupito, dobbiamo mettere insieme le idee, siamo a bocca aperta, aspetta un attimo. Posso dire una cosa? Certo, quello che volete, assolutamente. A me viene in mente un progetto che avevo nella mia mente tanti anni fa che non sono mai riuscita a realizzare, perché poi devi trovare qualcuno che te lo porti avanti, insomma, che sarebbe stata l'idea di proporre una conferenza in cui io partivo da delle foto macro, quindi dei particolari di cose, wow, senza mettere titoli, senza, certo, dire nulla, interagendo con gli spettatori e chiedendo a loro che cos'erano, con le loro suggestioni, e poi mano a mano allargare la visuale e allontanarmi, fare un passo indietro, 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 fino a far vedere il contesto. Quindi quella roba che per te era, non so, io avevo dato un titolo a una foto, la trottola marziana, era poi in realtà l'interno del papavero con gli stami tutti intorno. Una roba di questo, guarda, tipo. Guarda, è un'idea, a me piace molto questa idea. A proposito di se questo, farai questa, Flavia, cosa, io verrò, se mi inviti, io verrò anche a pagamento, prendo il biglietto e vengo a sentire molto volentieri. Sì, no, veramente. A proposito di questo, Flavia, noi, scusami, sì? No, dicevo, a proposito di questo, Flavia, io che collaboro con diverse associazioni, sono socia di un'associazione che si chiama Farfalle nella Testa Milano, insieme anche ad altri colleghi, uno è Francesco Drago. Noi durante il periodo del Covid sulla nostra pagina Facebook abbiamo fatto proprio alcune cose del genere, in cui mettevamo un particolare di un fiore piuttosto che di un animale, eccetera, e la settimana successiva davamo la soluzione rispetto a quello che vedevamo. Infatti, beh, questo però è sadismo puro, perché rintracciare, cioè bisogna essere veramente esperti, però per partire da un dettaglio così piccolo, o no? Beh, alcuni erano più facili, altri erano più difficili. Ah, ecco. C'è del materiale strutturato proprio, anche sulle verdure, lo utilizziamo abbastanza con i bambini. Ah, vedi? Beh, in merito a quello che dicevi prima, Flavia, e cioè questa idea appunto di partire dal micro per poi allargare, tu pensa che ci sono anche, e potresti anche giocare su questo, su combinazioni grafiche ed estetiche, tra l'altro, perché c'è anche un godimento della visione dell'immagine che va al di là di ciò che l'immagine rappresenta, specialmente quando si entra nel mondo così microscopico, non nel senso della microscopia vera e propria, ma del fatto che tu hai comunque un ingrandimento notevole di un'immagine, quindi puoi accostare davvero tanti elementi e diventa un'esplorazione interessantissima. Io lo volevo intitolare Punti di vista, punti di svista, perché volevo far vedere che delle volte, certo, quando sei troppo concentrato sul particolare hai una visione settoriale,
ti perdi ovviamente tutto il contesto. Certo, esattamente. Posso? Sì, certo. No, io volevo dire, quando ho tenuto qualche corso di fotografia, ho utilizzato parecchie volte la proiezione di fotografie da leggere, quindi senza alcun commento, ma piuttosto pure, nel senso, per esempio, non so se avete in mente Napalm, che è una fotografia, o la foto del guerrigliero morente di Capà, che è molto, molto nota, oppure... Beatrice, quella della bambina nuda durante la guerra in Vietnam. Esatto, quella. Sì. Oppure, non lo so, le foto dei baci di Duanò, o sì, le foto di Berengo Gardin sulle navi di Venezia, o altre cose simili. In genere utilizzo il bianco e nero di preferenza, perché il colore è quello che siamo abituati a vedere. Il bianco e nero lascia più spazio all'immaginazione. E poi anche le foto di Vivian Maier, perché lei era una persona che riusciva, non si capisce bene come, a avvicinarsi molto al soggetto e avere delle reazioni comunque istintive. Quindi, ecco, utilizzo più bianco e nero delle foto non elaborate, ma così come sono, e in genere le reazioni degli astanti, dei clienti, sono molto interessanti, come sta comunque capitando anche qua. Ecco. Bene. Bene, bene, bene. Bianco e nero, vabbè, adesso non siamo dentro un club di fotografi, quindi dobbiamo chiudere questo argomento, perché lo scopo è solo, diciamo, dare degli strumenti di riflessione a chi deve svolgere poi questi compiti, e quindi, insomma, abbia qualche, non dico qualche soluzione, ma però, insomma, possa pensarci. Però sul bianco e nero, certo, io sono d'accordo con te su questo, scatto addirittura in bianco e nero direttamente, quindi, e vedo la fotografia in bianco e nero. Ne parleremo, magari mettiamo su un piccolo club di fotografi a Gotham, perché sarebbe carino potersi scambiare un po' di informazioni e di su questo terreno. Dunque, adesso proseguiamo. Vi mostro questo filmato molto breve, perché vi dà l'idea del processo di significazione, cioè il processo di attribuzione di un significato e della determinazione di senso all'interno del messaggio narrativo. Ma dei tre discorsi noi ci occupiamo dell'immaginario. Thank you.
Fermo lì. Ecco qua. Questo breve filmato che poi inseriamo a Gotham e quindi potete rivedere, analizzare, eccetera, rappresenta una situazione molto complessa, però noi ci soffermiamo solo pochi secondi perché mi interessa solo che voi riflettiate su questo fatto, e cioè sul fatto che lo statuto di un racconto testuale è diverso dallo statuto di un racconto realizzato attraverso l'immagine. La lingua è un linguaggio, l'immagine non è un linguaggio. La lingua è basata su un sistema di corrispondenze biplanari nel quale si rintracciano anche le unità minime, l'immagine no. La lingua è un codice ed è un codice stabilito arbitrariamente dall'uomo, l'immagine no. L'immagine deve essere denotata in qualche modo. La lingua invece è precisa. Se io dico che le stelle brillano in cielo, non c'è adito di pensare una cosa diversa. Io non posso leggere come i Wooster sono cotti in padella, perché le stelle brillano in cielo. Però quello che entra in gioco, sia all'interno della componente linguistica che di quella dell'immagine, è l'immaginario, l'area dell'immaginario. E l'area dell'immaginario è importante, è quello che abbiamo visto fino adesso. Ciò che ha permesso in qualche modo di denotare le immagini che avete visto è precisamente il gioco dell'immaginario. Il gioco dell'immaginario è molto forte sul piano linguistico, per esempio, quando voi leggete, appunto, tanto per fare un esempio, le stelle brillano in cielo, le stelle possono essere delle attrici meravigliose e possono splendere nel firmamento di Hollywood, no? Tanto per dirvi. Quindi abbiamo sull'asse sintagmatico, abbiamo delle inferenze. Queste inferenze sono determinate proprio dall'immaginario, e questo immaginario, guardate, attenzione, può essere anche svincolato dal contesto in cui si svolge l'esperienza narrativa. Perché io posso anche parlare con qualcuno delle stelle meravigliose che brillano in cielo e quest'altra persona intende, per motivi suoi, invece si riferisce a attrici che splendono nel firmamento del cielo. Dobbiamo sempre tenere in considerazione questo aspetto. Già il discorso, diciamo così, comunicativo classico si presta anche a interpretazioni di vario tipo, ma figuriamoci poi quello narrativo. Quello narrativo apre degli spazi incredibili. Sul piano, oltretutto, sul piano della scrittura, questo è ancora più vero che sul piano dell'immagine. Perché? Perché la connotazione sul piano dell'immagine è chiara. Qui abbiamo un uomo di spalle, degli uomini a cavallo all'interno di un film western. Se la nostra collega di prima, forse era Flavia, no? Ci presenta qui, ingrandisce l'immagine del muso del cavallo e ci presenta la sua ombra nera, no? L'immagine è altrettanto eloquente, cioè nel senso che noi non sappiamo che si tratta di un cavallo, però sappiamo che si tratta di un'ombra nera, e uno non può dire che è un'ombra rossa, che è bianca o che è di un altro colore o che è un'altra cosa. Quindi l'immagine mostra quello che noi vediamo, non c'è niente da fare. Ma il testo invece, siccome ha questo gioco tra significato e significante, e il testo no, il testo ci rappresenta quello che noi vogliamo, perché se io dico Jack entra in un bar, lo posso descrivere finché voglio questo bar, ma se io non ce l'ho davanti, ognuno di noi vedrà un bar diverso. E solo quando avremo davanti un'immagine precisa del bicchiere che Mr. Wine, nel quale Mr. Wine versa il suo whisky, noi potremmo dire tutti d'accordo, quello è il bicchiere di Mr. Wine. Altrimenti io posso descriverlo, un bicchiere di cristallo massiccio, pesante, alto 10 centimetri, eccetera, ma non abbiamo la visione. Quindi
Questo è uno dei motivi per il quale la letteratura è superiore al cinema, e proprio da un punto di vista narrativo, nel senso che la letteratura consente un gioco dell'immaginario da parte del lettore che non ti consente invece la proiezione nuda e cruda di una sequenza di immagini. Dove gioca, abbiamo visto, l'abbiamo visto anche negli esercizi precedenti, no? Dove gioca ovviamente l'immaginario, ma in un modo molto diverso. Molto diverso perché non abbiamo, che cosa non abbiamo? Non abbiamo il significato, abbiamo le parole sono dei puri significanti. Infatti se voi, anziché le stelle brillano in cielo, le stelle le chiamiamo les étoiles, e uno non conosce il francese, les étoiles è un suono puro, e non ha e il codice linguistico è un codice che ha stabilito l'uomo a tavolino, si è messo lì e ha detto che quando si scrive la parola acqua e quando si pronuncia acqua ci si riferisce a questo oggetto che è l'acqua, e così via. Per le immagini la cosa è molto più complessa, che non esistono unità minime, voi non potete spezzare queste immagini in microunità e con queste microunità comporre un'altra immagine, mentre lo potete fare con le parole, potete sillabare, potete mettere insieme sillabe, insomma, entriamo in un discorso complesso. Ma ve lo dico, e quindi non lo voglio portare avanti questo discorso, ve lo dico solo perché, quando create questa web story o questa foto storia per una pubblicazione in ebook, voi dovete sapere come l'immaginario gioca un ruolo differente tra il testo scritto e l'immagine che si vede. Per esempio, se io proietto, vi mostro questa fotografia che tratta dal film Appaloosa, che è la colonna sonora tra l'altro del capitolo 3, e vi spiegassi che qui ci sono degli uomini a cavallo che minacciano questo soggetto, farei un'operazione che sottostima le vostre capacità di interpretazione. Quindi non sarebbe una buona operazione. Da questo filmato voi dovete comprendere il fatto che il testo, quando viene associato a un'immagine, deve fare una cosa diversa rispetto a quello che fa l'immagine, altrimenti diventa un saggio. Qui c'è un uomo di spalle con il cappello un po' obliquo sulla sinistra, degli uomini a cavallo, infatti rimane il cavallo è un Mustang razza, eccetera. Vabbè, allora scrivo un saggio. Ma se io racconto, devo capire che raccontare attraverso le parole o raccontare attraverso le immagini è una cosa diversa, anche se entra in gioco l'immaginario in tutti e due i campi, ma entra in gioco in un modo diverso. E questa diversità deve essere rispettata, deve esserci un equilibrio tra l'immagine e la parola che voi associate all'immagine stessa. Se l'immagine dice una cosa, col testo andate avanti. Parlate di altro, nel senso legato ovviamente alla storia. Abbiate fiducia nella capacità del soggetto, no? Di comprendere quello che voi state raccontando, chiaramente, e di esplicitare fino a un certo punto. Ecco, questo volevo dirvi per chiudere questa parte fatta di esercizi così e considerazioni varie. La potremmo chiamare proprio equilibrio. Non equilibrio compositivo, equilibrio estetico, eccetera, eccetera. Proprio equilibrio tra l'autore che racconta, gli strumenti che utilizza e il soggetto che fruisce di quello che l'autore racconta. Tra l'altro, torno a ripetere per l'ultima volta che questo genere di osservazioni fa un gran bene ai nostri ragazzi e ai giovani oggi, che hanno molto spesso anche partono da posizioni narcisiste, per cui sembra che il loro mondo sia il mondo di tutti, e non è così, non è assolutamente così. In un ambiente come quello di Gotham viene fuori bene, perché attraverso i forum e una comunicazione asincrona,
noi possiamo costruire questa relazione e possiamo cristallizzarla. Mentre in una relazione effimera, nella quale ci si vede e poi ci si lascia, in presenza, dove le parole non vengono cristallizzate, questo, diciamo, non è un lavoro che possiamo fare con continuità, specialmente se, per esempio, magari non lavoriamo con quei ragazzi per tutto un anno, non li vediamo più volte, ma si tratta solo di un'occasione nella quale noi parliamo. Ma di questo, vedi, ci sono tante cose, no? Da affrontare, possiamo andare avanti all'infinito. Però ciò che riguarda poi le metodologie educative all'interno di Gotham, questo lo vedremo poi alla fine di tutto, faremo un'analisi di quello che abbiamo fatto. Quello che a me interessa invece qui mostrarvi è una cosa importante, anche perché molti di voi, ho visto, hanno proprio questa passione per la fotografia, così, e parliamo di fotogiornalismo, che è una professione che è cambiata radicalmente, come è cambiato radicalmente anche la professione del videomaker, dello sceneggiatore, perfino del montatore, eccetera, quindi nell'ambito della narrazione con le immagini. E perché? Perché noi abbiamo, come dire, abbiamo assistito a un cambiamento dovuto essenzialmente agli strumenti digitali e sociali che da grosso modo 15-20 anni sono stati introdotti. I social, gli ambienti sociali da una parte e gli strumenti digitali dall'altro hanno mutato radicalmente alcune professioni, tra cui quella del fotogiornalista. Qui leggetevi, poi tanto vi consegniamo queste slide, no? Quindi, però c'è questo concetto di citizen journalism che in sintesi è questo, cioè è il fotogiornalismo raccontato da chi è presente e partecipa direttamente a un evento e che magari ha una passione per la fotografia o per la documentazione e si trova a documentare, senza essere un professionista, si trova a documentare quello che vede. Oppure si trova anche a inventare, a partire da quello che vede, una rappresentazione totalmente diversa, no? Allora abbiamo delle fake news, eccetera. Però questo fa sì che la documentazione, la cosiddetta sul campo, la documentazione sul campo, oggi è alla portata di tutti. Voi pensate agli strumenti che avete in tasca, avete praticamente delle fotocamere incredibili che possono anche registrare filmati in 4K, se non addirittura. Quindi c'è un potenziale pazzesco. Questo potenziale pazzesco costringe il professionista ad avere a che fare con questa comunicazione, non la può ignorare, non può rinchiudersi nel suo mondo, io sono un fotografo super figo, io sono il regista della moda, io sono il giornalista, ma cosa sei tu? Ma non sei niente, perché qui oggi tutti possono comunicare, possono raccontare. E il problema non è più di raccontare con una certa, diciamo, qualità dell'immagine, cioè, perché chiunque può avere immagini buone. Il punto focale risiede nel come. Alberto, scusa, ma c'è qualcuno con il microfono acceso? Cosa c'è? Qualcuno ha il microfono acceso, si sente di sottofondo, ecco. E non sento più la tua voce, grazie. Ah, perfetto, sì. Quindi la vera questione non è più tra, non so, un buon servizio, una buona immagine, sì, certo che questo conta, non dico che non conta, ma dal momento in cui voi avete a disposizione delle meccaniche che riescono a realizzare dei buoni risultati, dei risultati più che accettabili, in tanti casi anche ottimi risultati. Per esempio, 2 anni fa l'iPhone ha cambiato tutto il sistema di ritrattistica, per cui oggi veramente anche uno che proprio detesta la ritrattistica, non ha la minima idea di che cosa fare, inquadra una persona e si trova di fronte a un'immagine straordinaria, no?
Quindi noi abbiamo a che fare, dico noi appunto, i professionisti eccetera, hanno a che fare con questo mondo, non lo possono ignorare. E dove va la loro abilità, la loro capacità? Beh, la loro capacità non è più una capacità tecnica, ammesso che lo sia mai stata realmente, no? Ripeto, ammesso che lo sia mai stata realmente, però non è più tecnica. Quello che conta oggi è veramente la qualità del racconto, il come tu presenti le cose, il come tu porti le persone a seguire il tuo racconto. E qui, e questa non è, diciamo, non deriva da appunto questioni di diaframma o lunghezza focale, perché quando hai appunto in mano degli strumenti che consentono a tutti di realizzare, di avere ottimi risultati, e questo è un primo dato, quindi primo dato fondamentale. Ma il secondo aspetto è questo, il secondo aspetto è che è nato circa 15 anni fa, grosso modo, oggi si è largamente diffuso, ma è nato il giornalismo indipendente, il citizen journalism, che cos'è? È il giornalismo fatto magari da non professionisti o anche da non professionisti che poi diventano professionisti, ma che continuano a sviluppare il giornalismo in questo modo, e cioè attraverso la raccolta e la pubblicazione in proprio dei contenuti. No, voi una volta li chiamavate i freelance, no? Ma il freelance una volta era, non lo so, il fotografo, per esempio, il fotografo poteva essere un freelance, la redazione lo chiamava e diceva, oh guarda, vieni che dobbiamo fare questo servizio, vieni che facciamo quell'altro, eccetera, eccetera. No? Attraverso una serie di esperienze che qua, per esempio, vi accenniamo proprio in modo non esaustivo, ma solo così. L'esperienza che è sotto gli occhi di questi processi è quella del mobile journalism, Mojo, no? Cioè il giornalismo, per giornalismo intendiamo non necessariamente, come ho detto prima, il dipendente di una testata giornalistica, ma anche la persona semplicemente appassionata che svolge un compito di divulgazione attraverso gli strumenti che ha a disposizione, quindi gli strumenti mobili. E questo ha cambiato proprio il modo di tante professioni di essere sviluppate, e in particolare perché i processi con i quali noi abbiamo a che fare sono dei processi di verticalizzazione, vale a dire che il fotogiornalista, quello che racconta le web story, il photo web story, il photo book story, eccetera, sono delle persone che sono in grado di lavorare per chiunque e sono in grado di presentare un prodotto finito. Perché? Perché loro hanno proprio tutta la filiera di produzione, quindi la verticalizzazione della produzione nelle loro mani. Questo significa, e non è più un insieme di professioni che vengono agganciate sul piano orizzontale, cioè io posso immaginare la mia storia, raccogliere la documentazione di viaggio necessaria per andare sul luogo, posso scrivere la mia sceneggiatura se occorre, posso documentare, quindi scattare le foto, filmare, raccontare, scrivere e fare tutto quello che serve, posso assemblare tutto in un racconto e posso consegnare un pacchetto preconfezionato che può essere la classica landing page, un sito web, un racconto, un ebook, un film, un album fotografico, eccetera, e venderlo appunto al mio committente. Il mio committente, fino a 15 anni fa, invece, chiamava il fotografo, chiamava lo sceneggiatore, poi aveva la segretaria per organizzare il viaggio, poi aveva i contatti con il centro per la documentazione, eccetera. Cioè, lavorava con una serie di figure. Ora,
il lavoro con queste figure non è venuto del tutto meno, ma si è spostato più in alto, si è spostato a grandi livelli, si è spostato a livelli di documentazione, diciamo con certi budget particolarmente importanti e per realizzazioni di un certo tipo. A livello invece normale, di divulgazione, di racconto così diffuso, ci si affida sempre di più su soggetti che hanno nelle loro mani tutto il processo. Questo vuol dire anche che il soggetto X, che potrebbe essere Alberto, il soggetto X che viene interpellato, Alberto avrà un suo stile, ovviamente. Quindi dovrai, se vuoi variare lo stile, non puoi chiedere ad Alberto, sì, entro certi limiti, no, ma però non puoi chiedere ad Alberto di fare quello che Alberto non si sente di fare. Dovrai chiamare Mario, dovrai chiamare Giovanni. Ma si tratta di persone, di soggetti che hanno in mano tutto, che sanno manovrare una videocamera, lo sanno fare bene, e lo stesso una fotocamera, che sanno viaggiare, che si sanno organizzare, che sanno raccontare e che sanno venderti e proporti il servizio. Ed è di questo appunto che noi ci occupiamo, è esattamente di questo. Ed è quello che a Gotham ci piacerebbe che voi appunto arrivaste a fare, per esempio utilizzando quindi nella prima delle due sfide, utilizzando Adobe Spark Page, che adesso vi spieghiamo brevemente, avete anche un tutorial, e vediamo subito come funziona. Quindi la prima sfida è legata alla produzione di un racconto web, dove voi intraprendete proprio questo processo. Voi sapete fare tutto. Sapete manovrare gli strumenti, sapete raccontare, Angela vedo che è un po' titubante, no, ma è vero Angela, lo sai fare, perché, torno a ripetere, il problema non è più un problema tecnico, lo ripeto un'altra volta, non è più un problema tecnico, le vecchie discussioni storiche, meglio Canon, Nikon, la Leica, sono tutte cazzate oggi, non è più questa la questione, non è più lo strumento che determina una parte importante di quello che tu vuoi raccontare, ma è la tua capacità di raccontare. Per cui non siate timorosi, non pensate che quello che adesso vi spieghiamo sia complicato da un punto di vista tecnico, è molto semplice, per questo vi diciamo di usare Adobe Spark Page e per questo poi vi diamo dei modelli per la costruzione invece dell'ebook del libro, quindi non ci sono difficoltà tecniche. Alberto? Sì, dimmi tutto. Chiedo scusa, posso fare una domanda? Ma era un dubbio, una perplessità, non so se chiamarlo amore. Abbiamo tutti gli strumenti adesso, chiaramente queste sono delle sfide, cioè ci cimentiamo con le cose e chiaramente va benissimo ed è sarà sicuramente molto utile, però tu dici, noi possiamo fare tutto. Sì, È vero? Non lo so, nel senso che uno chiaramente può cimentarsi, magari anche scoprire delle cose che, delle doti che non pensava di avere, però magari posso essere più abile sulla narrazione perché so che solitamente ho un occhio, che ne so, meno attento o meno incuriosito. Come dire, no? Quindi appunto, ovviamente come sperimentazione va benissimo e la trovo molto stimolante, però in generale mi viene da dire non sempre uno può fare tutto, ecco. No, guarda, io ti dico di sì. Questo è una sottostima delle capacità che avete, ma proprio una sottostima. Ti faccio questo esempio molto semplice. Fino a 15 anni fa non potevate montare un film, perché una stazione di montaggio di un film costava decine di milioni di lire. Quindi nessuno poteva sapere se era in grado di montare un film o no, perché tutti questi, il lavoro del fotografo, del regista, della cosa, nel campo delle immagini, erano tutti lavori d'élite che richiedevano degli investimenti paurosi e che di fatto discriminavano la massa delle persone dalla possibilità di raccontare. Oggi non è così.
Oggi la principale applicazione di montaggio filmico, che vorrei tanto illustrarvi poi tra l'altro, la principale applicazione di montaggio filmico che viene utilizzata a Hollywood è gratuita e si chiama DaVinci. E se tu vuoi comprare anche diciamo, la versione completa, spendi 200 euro. Cioè, con un computer da 3.000 euro, anche da 1.500, anche con un portatile Apple da 1.500 euro, tu monti un film, non lo potevi fare, erano professioni precluse, ma non solo professioni, erano esperienze precluse, erano esperienze che la massa non poteva avere. Se volevi scattare una buona fotografia, dovevi spendere dei soldi, perché non c'erano strumenti a poco prezzo che potessero offrirti dei grandi risultati. Quindi la risposta è sì, oggi tutti sono in grado ed è giusto, la situazione si è democraticizzata e vengono fuori, chi vengono fuori? Non gli smanettoni, non quelli che conoscono la tecnologia, ma quelli che sanno raccontare. Perché poi c'è un altro dato che emerge, e cioè il fatto che tu oggi puoi anche pubblicare e puoi pubblicare senza passare dai grandi editori e puoi avere un rapporto diretto con i tuoi clienti, chiamiamolo così, i tuoi fruitori. Tutto è cambiato, tutto si è democraticizzato e tutto mette in luce il vero valore in quello che fai, e cioè nel modo in cui tu lo racconti e non nella qualità pretesa di un'immagine o di un'inquadratura o di non so che cosa. Perché non è quella la questione, non è proprio quella la questione. Vi farò vedere un film che ho fatto un po' di anni fa apposta per dimostrare questo, con immagini degradate, un film che ha avuto un successo incredibile e che parte dal principio di Kulesov, cioè senza sceneggiatura, senza niente, solo immagini casuali e alla fine tu hai una storia. E questo l'ho fatto apposta per dimostrare che noi abbiamo delle capacità che non conosciamo e per conoscerle ci dobbiamo mettere alla prova. E oggi non esistono ostacoli di nessun tipo. Ripeto, non esistono ostacoli di nessun tipo. E viene fuori veramente la qualità. Oggi viene fuori veramente la qualità. La qualità perché non hai bisogno di spendere soldi per fare quello che devi fare. A me piace, cioè se guadagno dei soldi mi piace comprare un obiettivo di un certo tipo, una cosa. Ma potrei anche non farlo, non è quella la questione. Non è veramente quella la questione. La questione è cosa racconti, come lo racconti, come combini le immagini con i testi, come monti, eccetera. E chissà che dentro di voi non ci siano queste qualità. Leggevo che qualcuno appunto aveva provato a fare delle cose, aveva scoperto una passione, così. Questo è proprio... Sarebbe bello se voi scopriste qualche cosa in questo senso. Poi naturalmente c'è chi dice no, io, cioè scusate, ma proprio, cioè, se c'è una cosa che proprio non è l'immagine fotografica, io non la sopporto, vabbè, d'accordo, ma non può dire io non posso imparare perché gli strumenti non sono alla mia portata. Questo argomento non esiste più, ma questo argomento faceva l'80% degli argomenti. Vi rendete conto? L'80% degli argomenti faceva. Oggi questo non c'è più. Non c'è più. Oggi con un budget ridicolo potete creare una grande storia e magari ottenere un grande successo. Questo è il mondo nel quale ci piace inserirvi. Allora, Adobe Spark Page è molto semplice da utilizzare. Ve lo facciamo vedere con un esempio. Un esempio che ho creato qualche anno fa e che poi è rimasto sempre quello alla fine, casualmente, all'interno di un corso, così spiegavo delle persone, abbiamo creato questa cosa e... Però, scusate, volevo prendere... Eccolo qua. Voglio prendere il master originale. Dunque, appunto, vi dicevo, abbiamo creato proprio questa cosa qua così all'improvviso, no? Proprio seguendo il principio di Kulesov e mettendo insieme delle immagini casuali, però per cercare di dare
cercando anche di dare un taglio, no? Allora, questa che cos'è? Questa è l'applicazione Adobe Spark Page. L'applicazione Adobe Spark Page la potete utilizzare via web con tutti i dispositivi che volete. Oppure, se avete un iPad, la scaricate sull'iPad e lo usate con l'iPad. Qui siamo via web. E l'applicazione consente di creare delle pagine web a forte impatto fotografico, perché è organizzata proprio per questo. A forte impatto fotografico. È organizzata per questo. Quindi per raccontare con le immagini. Dai, sono sta fermo qua. Come sei messo? Allora, ok. Cosa sta facendo? Ok. Dunque, lasciarsi ispirare. Quando voi entrate nel sistema Adobe Spark, che è un sistema che vi consente di creare grafica, poster, pagine internet e filmati, e che noi utilizzeremo molto da questo momento in poi, voi potete farvi ispirare. Scusate, c'è qualcosa che non funziona nel mouse, perché io lo muovo e questo, ma che fa? Vabbè, da matti, è successo qualcosa. Un attimo di pazienza, one second. Scusate questo imprevisto stranissimo, per cui devo aver inavvertitamente premuto una combinazione di tasti che fa sì che... Ah no, è proprio così, niente, non posso più usare, pazzesca sta cosa. Vabbè, è successo qualcosa per cui non posso più usare il mouse in un certo modo, devo usare in un altro e farò un po' fatica, va bene. Così. Allora, voi potete riferirvi a dei modelli. Purtroppo non posso muovere il cursore del mouse per indicarvi le varie parti, così che vi vorrei mostrare. Quindi dobbiamo rimanere su una schermata così. Però voi intanto potete esplorare dei modelli e vedere come questi modelli sono costruiti. Poi guardate, andiamo sotto e quello che voi vedete è esattamente quello che potete costruire. Quindi potete inserire dei testi di questo genere, scegliere immagini casualmente, poi un'immagine che pone domande e così via. Potete scegliere anche le immagini attraverso la libreria di Adobe, e quindi qui vedete potete trovare foto gratuite. Ecco, forse ha ripreso a funzionare normalmente. Potete trovare foto gratuite, per esempio se digitate, specialmente poi in inglese avete più possibilità, se digitate i termini di riferimento, ecco che potete avere accesso a centinaia di immagini molto belle che sono messe a disposizione da Adobe per i vostri lavori. Quindi siete anche al sicuro dal punto di vista dei diritti, potete tranquillamente usarle e pubblicarle, e potete far utilizzare questo sistema anche ai vostri studenti o corsisti. Quindi che cosa abbiamo fatto? Siamo partiti da un'immagine, una qualsiasi. Abbiamo fatto una ricerca, non mi ricordo più attraverso quale parola, però questa ci piaceva perché è un po' misteriosa, noi non sappiamo che cosa succederà, che cosa fa questa ragazza di fronte al mare. E infatti diciamo, che cosa sta facendo questa donna sulla spiaggia? Corre? Ha sentito qualcosa? È vestita? Si vorrà tuffare? Allora, se una fotografia che noi troviamo ci pone delle domande, cerchiamo di organizzarla in modo tale che da creare una sorta di suspense e di attesa nella risposta a queste domande. Per cui facciamo così, rifacciamo e inquadriamo prima di tutto una parte della foto. Come facciamo a inquadrare una parte della foto? Ma è semplice, facciamo così, vedete, facciamo una foto dello schermo,
del particolare che ci interessa, e noi abbiamo realizzato, eccolo qua, abbiamo preso il dettaglio che ci interessa. Dico questa banalità perché magari c'è qualcuno che si può chiedere come fare a tagliare l'immagine. E poi quindi la importa, e la importa con questi pulsantini che poi scompaiono. Vedete, foto, griglia foto, glide show e layout suddiviso. Fate molta attenzione a questi tre possibilità, anzi quattro, una, due, tre, quattro. Quando il soggetto poi che vedrà questa proiezione, quindi il soggetto poi che vedrà questa proiezione, non vedrà più questi pulsantini, chiaramente, perché siamo nella modalità di costruzione. Allora abbiamo detto, rifacciamo, partiamo da qua. Proponiamo per esempio questa successione. Abbiamo spezzato l'immagine in tre, guardate, uno, due, e solo alla terza fotografia tu capisci che c'è il mare. Ora, vediamo cosa succede al contrario. Per esempio, uno, guardiamo qua, prima il mare, tu sai che l'hai diretta al mare. Ovviamente sarà sulla spiaggia, e quindi qui abbiamo un altro dettaglio della spiaggia. Cioè, ma se lei è diretta al mare, no? Perché poi dobbiamo inquadrare questa parte? Inquadriamo questa parte solo se da qui viene fuori qualcosa. Magari da un'orma qui esce, che ne so, un animaletto, non so, io trovo qualche cosa. Quindi lei sta andando verso il mare e poi trova qualcosa qui. Ma noi abbiamo fatto il contrario. Abbiamo voluto inquadrare la sabbia, quindi la sabbia può indicare che c'è qualche cosa di desertico o il mare anche, la ragazza che cammina, ma la ragazza cammina in direzione del mare. E solo a questo punto vediamo tutta l'immagine completa. Questo per dirvi cosa? Tagliate l'immagine, provate, fate delle prove. Fate delle prove in modo da proporre al vostro spettatore già all'inizio di una storia, e non dategli impasto tutto subito. Poi, secondo criterio, seguire la bellezza. Se scegliete delle immagini, sceglietele anche o anche solo esclusivamente per la loro bellezza. Qualcosa viene fuori sempre. Per esempio, colleghiamo altre immagini appunto con il solo criterio estetico. Non so, questa ci è piaciuta. Perfetto. È una buona fotografia questa, bella, è un bel paesaggio. Anche questa. Quindi l'ambiente è vivo, forse si dirige verso questi cetacei. Bella questa fotografia della mamma balena con il figlioletto. Quindi rifacciamo tutto, però cambiamo. Usiamo un altro strumento rispetto a quelli che vengono proposti, in particolare il glide show in questo caso. Quindi li dovete provare. Sono modi diversi di visualizzare le immagini sulla pagina. Quindi rifacciamo. Ed ecco che partiamo. Guardate come viene fuori il primo fotogramma. Ricordate, era questo qua. Però c'è una bella differenza tra proporlo in questo modo e proporlo invece così. Quindi noi lo proponiamo così. Quindi il lettore, ovviamente sopra sparisce tutto, cioè si parte dalla copertina, va bene, dalla copertina che voi realizzate, non c'entra niente questo libro di carta, chiaramente, dalla copertina, poi ci sarà il titolo, non so, l'autore, quello che è, e poi si passa non a questa rappresentazione, ma a questa, qua, così, guardate. Quindi scorriamo con il mouse e abbiamo la possibilità di inserire un testo. Sabbia, calda, seducente. Perché teniamo l'immagine un po' sfocata. Si vede o non si vede? Poi si precisa. Si precisa. Qui possiamo aggiungere una didascalia, ma non la mettiamo, e lo spettatore non vedrà questo riquadro. Ecco che si parte dalla corsa o camminata della ragazza. Ma fino a un certo punto, perché sotto compare l'altra immagine, e quindi mentre noi stiamo scoprendo la sua camminata, ecco che abbiamo anche la sua testa.
Poi possiamo scrivere quello che vogliamo, andare verso l'ignoto, ma non spieghiamo andare verso l'ignoto. E poi eccolo qua, come la corsa di Marta, nome e cognome. Questo l'avete imparato. Contestualizzare è un elemento importante, dare un nome alle persone. E poi sotto si scopre questo paesaggio meraviglioso. Però non tutto intero come l'avete visto prima. Vedete? È bello, ma noi rinunciamo a una parte della bellezza di questa immagine perché? Perché noi stiamo raccontando. E quindi non stiamo qui per soffermarci sull'estetica di un'immagine. Siamo qui per raccontare. E quindi non vogliamo mostrare tutto quanto. Per esempio il cielo di queste fotografie non viene mostrato. Ed è un bene, perché non ce ne frega niente del cielo di questa foto. Perché chiaramente il classico fotografo che insegna nelle scuole di fotografia ti dirà bla bla che il cielo qui è un terzo dell'immagine, solite storie. Ma in realtà non serve a niente questo, perché deve essere funzionale al racconto. E dunque noi tagliamo e mostriamo sotto le sue gambe questo mare, come se lei fosse nel mare. Ma di più, noi entriamo nel mare ed ecco che abbiamo questa bellissima coppia dell'adulto con il figlioletto di cetacei. Questa la mostriamo per intero perché, non lo so, perché vogliamo evocare qualcosa. In fondo questa donna è sola. È una donna. Noi supponiamo che sia una donna anche questo cetaceo, perché c'è il bambino dietro. Poi magari un maschio, ma chi se ne frega. Noi stiamo dando un'impressione, stiamo guidando lo spettatore verso qualcosa. Verso cosa? Non lo sappiamo. Non abbiamo la minima idea di che storia raccontare. Però intanto scriviamo come i movimenti dei cetacei. E allora sentite, io so che se vogliamo esprimere un sentimento, un bel ricordo funziona sempre, perché qualsiasi ricordo è legato a un sentimento. Quindi cerchiamo un'immagine, digitiamo pesca e viene fuori questa, bella, bella foto. Voi dite, ma che cosa c'entra? Non lo so, con tutto il resto che abbiamo raccontato, non lo so. Ma la sfida è anche trovare qualcosa di incoerente. Perché, secondo il principio di Kulesov, tutto può essere agganciato. Quindi, tutti i discorsi su coerenza, non coerenza, eccetera, li pigliate e li buttate in un cestino. Perché non seguiamo più le regole della scolastica, del racconto fotografico o cinematografico. Seguiamo le regole delle emozioni e proprio del racconto, della narrazione. Quindi un ricordo. Forse ricorda esperienze di pesca d'alto mare, persone che ha incontrato, chi lo sa. Poi abbiamo trovato questa, che boh, non c'entra niente, vedete, queste sono anche in bianco e nero, un po' virate seppia, queste sono a colori. Non lo so, è una sfida, vediamo che cosa succede, andiamo avanti. Questa poi, colleghiamo. La solitudine iniziale, perché questa donna è sola, questo è indiscutibile, è sola. Questa donna è sola, questi cetacei invece si fanno compagnia. Sono soli in questo oceano incredibile, ma non sono soli in modo indipendente. C'è un tema, la solitudine. Boh, vediamo cosa succede. Abbiamo trovato questa. Questa è forte. Questa sta bene con questa. Interessante, no? Con questa qua. Sta bene. Spalle. Quindi non vediamo il viso, potrebbe essere benissimo quella donna, e quest'altra. Voilà. Bello. C'è qualcosa. Lo stupore. Abbiamo trovato questa. Solo facendo una ricerca su cose che ci hanno colpito, abbiamo trovato questa. Cosa c'entra? Niente. Però è bella. È bellissima questa immagine. È una musica, un equilibrio, un gioco, un'arte. Fantastica. Mi piace. Che si fa? Rifacciamo. Partiamo da qua. Cioè, finiamo la storia dove eravamo arrivati, a questo punto, con le balene. Quindi una grossa immagine nella quale noi ci perdiamo e che a questo punto ci consente di perderci anche nei nostri pensieri. E poi arriviamo a ricostruire, quindi, da qua. Uno, due, tre. Un momento.
un momento, un ricordo. È chiaro che è un ricordo, guardate. È un ricordo, un momento. E scriviamo il viaggio, le persone, la pesca, il matrimonio. Il viaggio, le persone, la pesca, il matrimonio. Wow! E poi questo. E ora quella acrobata che giocava sulle onde. E poi? Che ne so, poi continuate la storia, no? Cosa volete, tutto? Non lo so. Però intanto vi ho catturato, giusto? L'avete guardata? Siete stati attenti? Continuatela come volete. Vabbè, qui lo stato semiotico della fotografia, adesso ne abbiamo già parlato, a seconda di come componete le immagini, eccetera. Quindi, ecco quello che dovete fare. Vogliamo che raccontiate qualcosa in questo modo, rispondendo a Pinguino. Cioè, voi rispondete a un programma politico, a una roba che ha di tutto tranne che una narrazione, oltretutto magari un po' demenziale, eccetera, no? Voi rispondete con la forza della bellezza, della narrazione, perché siete tutti immersi nei vostri paesaggi, nei vostri animali, nei vostri fiori. Avete milioni di storie da raccontare, milioni ne avete. Quindi ne trovate una che risponde al pinguino e che la rappresentate in quel modo lì. Adesso vi facciamo vedere un'altra cosa. Ah, qui avete un piccolo tutorial, eh? Tutta questa applicazione si spiega in una pagina, pensate un po', con i suoi effetti. Ma poi il nostro aiuto comincia a diminuire, perché ci sono tanti a Gotham che queste cose le conoscono bene. E quindi ecco che noi ci rivolgiamo a loro. Sostenetevi a vicenda, aiutatevi. Magari conoscete dei trucchi che non so, neanche io conosco, e quindi magari imparo qualcosa anch'io. Perché no? In fondo sono anch'io un cittadino di Gotham, no? Adesso vi faccio vedere un'altra cosa, che è la seconda sfida, verso un ebook. Qui avete tre esempi che non vi abbiamo ancora messo tra i materiali, ma poi stasera lo facciamo. Abbiamo tre esempi. Abbiamo due esempi completamente casuali. Questo lo riporto io e l'America è un paese da svaligiare. Sono tutte cose che ho creato per far capire alle persone che cosa vuol dire appunto raccontare in questi casi. Questo invece è un lavoro semi-organizzato, è un lavoro che è stato commissionato e che ho svolto, ma sempre all'interno di un sistema narrativo fondato sulle immagini. Adesso vediamo questo. Questo lo riporto io, perché è una cosa che vi fa cascare dalla sedia, secondo me, nel momento in cui vi spiego come è stato realizzato. Questo lo riporto io. Poi vi daremo i link per scaricarlo, eccetera. Allora, questo lo riporto io, che cos'è? È il famoso ebook, quelli che abbiamo visto l'altro giorno, perché di voi c'era. Eccolo qua. È un ebook che parla di due Labrador. Ed è una photo story. Però questa photo story ha una particolarità. Va bene, il titolo, no? Ah, notate che si dà qualche indicazione per chi magari è poco esperto, no? Di lettura di ebook, così, due indicazioni semplici. Poi i protagonisti. Quindi non siamo ancora nella storia, sono i protagonisti. I protagonisti di questa storia sono due cani di una regione del Canada chiamata Labrador. Dunque è evidente una cosa. È evidente che in questo racconto imparerai qualche cosa. Mentre ti racconto una storia di due cani, ma una storia, quindi non è un documentario, eh? Attenzione, non è un documentario. Non è un docufilm, non è una docufotostory, non è niente di tutto questo. È un racconto, è una storia. Ma dentro questa storia tu imparerai qualcosa. Ma quello che imparerai non è prevalente rispetto alla storia. Faccio un doppio clic e vado a vedere cos'è il Quebec. Comunque in Canada, cioè il Labrador, si chiama Labrador. Non ci sono notizie certe, ma sembra che i Labrador siano giunti dal territorio americano e siano stati impiegati dai primi coloni nel corso del 1600. I coloni utilizzavano il Labrador per riportare i pesci sfuggiti dalle reti o riportare la selvaggina.
La storia dei Labrador è una storia angosciante. Qui si spiega che i Labrador tendono a perdere la vista. E poi si spiega che anche che questi cani nel 1870 vennero sterminati. Ci fu un genocidio di Labrador. Questo viene spiegato subito, lo potete spiegare all'inizio, potete anche non spiegarlo, non importa. Però se voi spiegate questo, la storia deve essere abbastanza forte poi da poter essere seguita. Perché? Perché queste informazioni sono forti. Un genocidio di cani, oltretutto cani così buoni, non so se li conoscete, sono dei cani meravigliosi. E qui inizia la storia. Questo lo riporto io. Ciao, questa sono io. Sono una femmina della razza dei Labrador. Mi chiamo Cuccio. E scopriamo cos'è. Wow. Poi si presenterà lui. Anzi, lei. Anche lei è una femmina di Labrador. Si chiama Pociu. Io e Pociu viviamo insieme. Siamo amiche per la pelle. Quindi chi racconta è lei. È Cuccio. Ti voglio raccontare perché siamo arrivati a questo punto. Oh, è meno grave di quel che possa sembrare. Anche nei migliori branchi a volte si accendono discussioni. Informazione che sviluppa il vostro apprendimento sui Labrador, ma che viene fornita all'interno di un racconto. È quello che noi vogliamo da voi. Informazioni dentro un racconto. Giusto, infatti, guarda come mi spruzza quando in acqua. Uffa! Perciò a volte è meglio prendere due direzioni opposte. Dai, saliamo, ma guarda come si fa. Fa finta di salire e poi si ributta in acqua. Non farebbe venire nervoso anche a te? Noi Labrador abbiamo molto il mare, anzi, amiamo tutta l'acqua del mondo. Eravamo cani da riporto per i pescatori della terra di Labrador. Riportavamo i pesci senza sciuparli, con grande cura. Però adesso siamo in vacanza. Non c'è nulla da riportare. Guarda che cosa mi tocca fare per tirarla su dall'acqua. Di solito, dopo il bagno, facciamo una corsa sulla riva con le zampe in acqua e poi ci strizziamo. Infatti, noi rispettiamo le regole. Prima ci bagniamo e poi ci asciughiamo. Invece io vorrei sapere perché Pucciu si deve sempre strizzare proprio davanti al mio naso. A me invece piace darmi una strizzatina vicino agli asciugamani di miei amici umani. Forse bisogna stare attenti, eccetera, eccetera. E agli umani piace molto giocare con noi, infatti eccoci dopo il bagno. Quindi abbiamo un prologo che parla di un'amicizia e di alcune cose che a questi cani piace fare. Siamo pronte per una bella partita di riporto, accidenti, ma la vedi? Qui iniziano un po' invece i conflitti, se ne va via così, vuole tutto da sola, va via con l'asse. Anch'io voglio riportare l'asse, dice lei, quindi ti vengo a prendere. E dunque ecco fatto. Riporto io l'asse alla sua padrona. Ditelo voi, mi sono meritata di giocare con il mio riporto. E infatti adesso gioca con il suo riporto e lo difende. Lasciami un po' in pace con questo asse. Ancora? Vedete che gli sta alle calcagna? Ma non ci provare neanche. Oh, ma lo vedi anche tu? Scappi in mare, sei furba, allora ti seguo. Ma dove vai? Torna qui. Ecco, adesso dammelo. Rivuole l'asse, lo vuole riportare, lo andrò a riprendere in mare. Ci sono quasi. Vedi quanta fatica ci vuole. Preso, l'ha preso. Quando andiamo a caccia o a pesca con gli umani, una sola di noi alla volta riporta le prede. Ma quello è un lavoro che non si può fare come si vuole. C'è chi pesca e c'è chi riporta. Però adesso stiamo giocando. Ed è bello inventare nuove regole, come quella del riporto a due. Eccolo qua, riporto a due. Forte il riporto a due. Che bella coppia di giocatori di riporto. Sembrava andasse tutto bene. E invece Pucciu voleva riportare l'asse da sola. Ha fatto uno scatto, l'asse è caduto. Così è iniziata la zuffa. Cerca di mordermi sul collo, il punto debole, non spaventarti, una vera battaglia. Ed ecco le scene della battaglia. Noi Labrador siamo molto attenti, affettuosi, non facciamo del male. Infatti siamo abituati
a non nuocere alle prede che riportiamo a fare i denti, eccetera. Il nostro combattimento è anche un po' un litigio. Hai visto come sono andate le cose? Adesso mi hai stufato, ti mostro un trucco. Io scappo correndo verso destra e tu mi insegui. Dai, bella, vieni. Intanto giro in tondo. Poi, quando mi trovo al centro dello spiazzo, scarto improvvisamente di lato e l'inseguitore diventa inseguito. Allora, di chi è? Chi è adesso la preda? Fra noi due? Vedete, capovolgimento. Abbiamo un capovolgimento di fronte. Mi sembra proprio che sia tu, amica mia, la preda. E ora riportati da sola alla nostra padrona. Hai perso, bellezza nera. Dai, scusa, non ti offendere, è un gioco. Poi oggi sei insopportabile. Mi piace il tuo sguardo, ci capiamo subito. Siamo grandi amiche. Sì, l'ho sentita, andiamo. E vanno dalla loro padrona. E poi non è vero che chi veste di scuro è il cattivo. Siamo tutti buoni, noi Labrador. Noi eravamo qui, però adesso è troppo tardi per giocare. Buonanotte. Allora, questa storia è creata esclusivamente in base al principio di Kulesov. Cioè, mi trovavo in questo posto e c'erano due Labrador che giocavano. Avevo con me la mia attrezzatura fotografica, perché è la mia passione, la porto sempre in giro, quindi grande peso, ma sempre la porto in giro. Quindi ho caricato un teleobiettivo da 600 mm, e ho iniziato a scattare foto. Non sapevo che cosa raccontare, non avevo la minima idea e non me ne fregava niente di mostrare delle fotografie di Labrador. Però, rimettendo insieme le fotografie, casualmente, proprio a caso così, è venuta fuori la storia. Dunque, siamo davanti a un processo creativo nato casualmente che si può realizzare. Tra l'altro, alcune foto non erano di questo ambiente, erano di un altro, perché poi li ho ritrovati in un altro giorno da un'altra parte, ma non importa, l'asse non era lo stesso, non è vero che venivano spruzzati, cioè è come vengono messe insieme le immagini che poi tu puoi raccontare la storia. Ma il primo fruitore del principio di Kulesov sei tu, autore, non lo spettatore. Tu sei l'autore, tu devi usare il principio di Kulesov per costruire la storia. E l'abbiamo visto da quando abbiamo cominciato oggi alle 5. Cioè, non abbiamo parlato d'altro. Abbiamo parlato di come è possibile costruire una storia senza avere cognizioni tecniche, ma affidandoci a due o tre principi fondamentali, tra cui quello di Kulesov e quello centrale e importante. E invece poi vi daremo il link, eccetera. Questa invece è una storia che è basata sull'audio. È una storia che è basata sull'audio ed è la storia di un gangster a New York. Una storia molto più complessa, raccontata attraverso la voce. Mi conoscete, ma non sapete quello che devo fare. Ho concluso un lavoro iniziato a Francoforte e ora sono qui, nel mio paese, a Milano. Sto aspettando un taxi. Questo taxi mi... E va bene, poi la storia continua, non voglio perdere tempo. Ma com'è stata creata questa storia? Beh, di nuovo a partire da non solo le immagini, in questo caso sono state scattate le fotografie, d'accordo, ma viaggiando, vedendo luoghi, ogni sera in albergo registravo un episodio di questa storia sulla base di quello che i luoghi che io vedevo e fotografavo mi ispiravano. Questo lo faccio quando vado a New York. Vado a New York apposta, mi prendo una settimana all'anno, vado a New York per fare solo questo. Cioè per stare per i fatti miei, girare, fotografare assolutamente da solo, giorno, notte, e così pensare, farmi venire delle idee, eccetera, eccetera, no?
E da qui è nata una storia, diciamo, abbastanza complessa che riguarda questo gangster. E allora abbiamo tre livelli. Abbiamo l'audio, una storia raccontata prima di tutto attraverso un audio e poi attraverso il testo riproduce esattamente l'audio e poi delle immagini. Dunque, qua finiamo perché abbiamo anche superato la nostra ora, poi dovete anche andare a cena, faremo dei mini webinar di supporto come al solito per approfondire questi discorsi, ma questo è quello che ci aspettiamo che voi realizziate da queste due sfide, che sono due sfide complesse, ma non impossibili. Anzi, alla luce di quello che abbiamo visto a Gotham, assolutamente fattibili. Qualche veloce battuta, domanda, riflessione, idea, spunto, appunto, assunto. Maurizio Valora, ti vedo perplesso al buio con la mano sulla cosa. No, no, sono anzi attratto dalla sfida. Bene. Bene, 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 bene. Ovviamente possiamo usare immagini nostre come trovate in giro, no? Quindi c'è libertà. Esatto, assolutamente, siete completamente liberi, certo. Tenete anche conto che naturalmente Gotham resta aperta per dei mesi, quindi potete sempre, è la vostra piattaforma, rimane a voi. Daremo le chiavi di Gotham ai grandi direttori del parco e così, quindi potete utilizzare questa, insegneremo anche ad usarla, quindi magari finisce la storia di Gotham perché la storia chiude, ma l'ambiente resta aperto, quindi potete poi ristrutturarlo, aprire dei nuovi forum, eccetera, quindi potete andare avanti. Cioè, lo dico perché, insomma, noi abbiamo una settimana, ma noi siamo costretti perché i tempi che ci sono stati chiesti erano questi, e quindi dobbiamo comprimere un po', no? Però voi, ecco, avete... Angela Loseto, che dici? Vedo lì, sorridente. Ah no, interessantissimo, è molto... Anch'io sono attratta dalla sfida. Poi con le immagini mi piace lavorare, sono un po' meno brava nella narrazione, ma mi sto applicando. Sì, dai. Assolutamente. Un consiglio che posso darvi, diciamo, è semplicità. La semplicità è sempre la cosa migliore, una storia semplice. Semplice, evitate le storie secondarie, cioè di metterci dentro altre cose, seguite una linea A, B, C, lineare, è la cosa più, almeno per partire, la cosa più, diciamo, comprensibile, più efficace di tutte. Scusate, Greta chiede dove si trova la bozza del programma di Pinguino e me lo stavo chiedendo anch'io. Si trova nel capitolo 3, nelle sfide. Qui, questa è la bozza di programma dei pinguini e qui c'è la sfida. Cioè, nelle consegne della sfida c'è anche la bozza di programma di pinguini. Ah no, scusate, non ho più la condivisione, vabbè. Comunque, nella bozza di programma, nei forum dei vostri gruppi, voi dovete andare nel vostro gruppo e poi aprire il forum della sfida A, che è quella di pinguino, e sfida B, che è quella invece della... foto story per un ebook. Usate appunto i modelli, abbiamo un modello per Keynote, quindi per tutti quelli che usano Apple, così c'è il modello specifico di Keynote, e poi un modello PowerPoint. Naturalmente il modello PowerPoint, cioè i modelli presentano diverse forme, no? di composizione, di immagini, testi, eccetera. Voi usate quello che vi interessa, fate le modifiche che ritenete opportune, naturalmente, è chiaro questo. Se invece non sapete bene come orientarvi, attenetevi a quei modelli lì, qualcosa di buono esce di sicuro.
In ogni caso il modello serve per darvi, come dire, un quadro mentale, no? All'interno del quale operare. A me non si apre il modello PowerPoint. Verifichiamo, ma abbiamo fatto tutte le prove, si apriva tutto. Può darsi magari no, sia una questione un attimo. Nel senso quello che di PowerPoint. Sono due che non si aprono. Uno non si apre, un altro si apre, però da una specie di scritta cifrata, non che non ah, si d'accordo. Legge. Allora ricontrolliamo. Vabbè, comunque entro Alberto, stasera. Può darsi che succeda che ci sia un download automatico per cui compare solo la pagina. Andate magari a controllare dove avete impostato il download. Perché li ho controllati tutti i link e funzionano tutti. Però qualche volta, anche a seconda dell'impostazione del browser, il download diventi automatico, per cui non vedete la finestrina, non vedete altro. Provate a controllare nella cartella download, oppure come avete impostato il download, perché potete averlo impostato in qualche altra cartella. Io ho controllato, ma non c'è nel download. Io ho appena controllato e ho scaricato il PowerPoint. L'ho scaricato e l'ho visto. Anche a me li ha scaricati. E ci sono tutti. Mi è andato via l'audio, si sono scaricati gli AirPod, non sento più niente. Provate a parlare? Qualcuno state parlando? No, eravamo silenziosi. No, eravamo in silenzio. Ah, ecco. Ah, ok. Sì, adesso ho ripreso ad ascoltare, riesco. Quindi, vabbè, non ci sono problemi. Se ci sono dei problemi, scrivetelo magari nei forum di SOS. E studiamo il sistema di farvi arrivare via posta, magari un sistema lo studiamo. Sì, magari via posta ci può stare. D'accordo, brave e bravi figlioli di Gotham City. Faremo un mini webinar giovedì e uno sabato. Quelli del sabato non si possono, non si riesce a spostarli in altri no. orari? No. Non riesco a seguirli, ma in differita, sabato mattina purtroppo non riesco a presenziare di solito. Lo so. Un problema mio, no. Magari, non lo so, lo dicevo ad alta voce, giusto? No. Che giovedì a che ora? Non lo so, adesso bisogna vedere il calendario come è messo, se è prima di cena o dopo cena. Ok. E allora il webinar di giovedì lo faremo sui vostri lavori, come è stato fatto per i racconti, no? Quindi mostrerete quello che fate, vedremo. Analizzeremo, eccetera. Tra l'altro ci sono appunto qui anche tanti fotografi, eccetera, quindi invito veramente tutti a contribuire, proprio a contribuire nel senso di aiutarci a vicenda a trovare idee, spunti, riflessioni, modi e così. Quindi giovedì sera per questo. Però scusami, per me il giovedì... Un altro tema, di cui però non mi ricordo che cosa, ma... Però Alberto, giovedì sera forse un po' presto, cioè almeno io di solito riesco a lavorare un po' il sabato e la domenica e in effetti il giovedì sera dal mio punto di vista è un po' presto per vedere delle cose. Però, non so, però lunedì noi passiamo a un nuovo argomento. Quindi, venerdì? Sicuramente giovedì ci saranno delle persone che avranno fatto qualcosa e quindi a noi basta anche 3-4 cose, sono... Non è che commentiamo tutto, è impossibile. Bastano 3-4 cose un po' varie che ci diano l'opportunità di discutere e quindi di far venire delle idee.
E metterlo di venerdì? Come? Metterlo di venerdì? No, ragazzi, abbiamo dei calendari molto stretti. No? Ah, ok. È impossibile discutere sui calendari. Però sono registrati, quindi... Cioè, è più bello partecipare, no? Questo è chiaro. Va bene, cosa facciamo? Ci salutiamo, no? Cosa dite? Certo. Buona serata a tutti, grazie. Grazie, buona serata. Buona serata. Grazie. Buona serata. Buona serata a tutti. Grazie, ciao a tutti. C'è anche il mio amico Paolo. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao, ciao.